ti aspetta al ristorante del Giglio di Sandrino Spaccini a San Sisto. Ristorante del Giglio, pizzeria e cucina tipica, pesce il giovedì. Ambiente accogliente, ampio parcheggio e genuinità di prodotti. Ecco gli ingredienti per un pranzo di qualità. Ristorante pizzeria del Giglio, strada del Giglio, San Sisto di Perugia. Telefono 78 90 65. Gioielleria Liberati, un'idea originale nei molteplici aspetti e nella affidabilità. Orologi Baume & Mercier, Omega, Ferrari, Yves Saint Laurent, Lawrence, la classe e l'eleganza. Gioielli Damiani, Novelli, Agov, la dolcezza e lo stile. Liberati gioielli e orologi d'autore, via Pergolesi 121, San Sisto, Perugia. Telefono 789058. Buonasera amici sportivi, eccoci qua con il nostro consueto appuntamento di Umbria Sport. Questa sera Umbria Sport parlerà e ascolterà un'intervista del professor Milia, consulente del Perugia. Questa intervista è stata realizzata per noi da Maurizio Pescari. Io la chiamerei la Vaderlo del Perugia, oramai vorrei farla finita. Quindi, si chiede alla fine, fatta da me questa domanda al tecnico, mister: dopo 17 giornate non ci sono schemi offensivi e schemi difensivi. In attacco il Perugia va con cross da 40 metri, quei famosi frontalini che anche una battutissima difesa della San Benedettese andava a nozze e andata a nozze. Si subiscono gol incredibili, ma non direi in contropiede, direi con il gioco di un avversario ultimo in classifica che ha segnato pochissimo, mi sembra sui 4 gol in tutto il campionato, giù di lì. Si subiscono gol incredibili, ma fatti bene, belli. E quello che più meraviglia, vicino a me c'era un dirigente della San Benedettese, Mino Dell'Aio, carissimo amico di San Benedetto del Tronto,
che mi dice che il giocatore numero 14, Marrazzo, l'abbiamo visto tutti, ha segnato con il destro, e lui dice che con il destro a volte fatica anche a camminare, a volte ci vogliono le stamperle per farlo camminare con il destro. Lui ha segnato al Curi con il destro, quindi io credo che a questo punto, questa sera, si debba intervenire immediatamente per non vedere il Perugia, il nostro Perugia, il Perugia degli Umbri, il Perugia di un grande passato, chi non ricorda le famose, le splendide galoppate al vertice anche della graduatoria del campionato di Serie A, si faccia da parte, si trovi il coraggio di cambiare, si trovi il coraggio anche di sbattere la porta ma di andarsene, perché io credo che oramai i tifosi non ne possono veramente più. Si continua a dire che il Perugia ha giocato bene, il Perugia oggi ha avuto una giornataccia, sono troppe le giornatacce che ha il Perugia, crediamo che a questo punto, al di là della società che non c'è, al di là di tutto il resto, si debba dare una sferzata a questo ambiente. Bene, io oggi ho assistito a questo incontro, abbiamo assistito in tanti, non c'è stata reazione mai. Si è segnato un gol e lo vedremo tra breve, su un errore della difesa, si è prima ciccata la palla, poi si è avuto un rimpallo, poi si è segnato. Si è preso un gol, un triangolo, il libero, l'ex Gregori, che scende per 40 metri, parla al piede, scambia con l'altro ex Esposito, riceve palla, tira, nessuno chiude. Io, certo, noi dalla tribuna, nessuno, o perlomeno gli spettatori, non possono andare a chiudere. Qui sono schemi belli e buoni che mancano nelle chiusure. Quindi tira e segna, Vinti è bravo, ma quando poi il giocatore avversario si presenta davanti alla porta, non si può far niente, nemmeno per un portiere bravo, grande, grandioso come è Graziano Vinti. Poi si prende il 2-1, l'ho detto, lo ripeto, non in contropiedi ma solo un'azione manovrata, e se oggi la San Benedettese, la Cenerendola del girone, avesse osato, forse sarebbe tornata in riva all'Adriatico con un bottino maggiore. Da tifoso, da sportivo perugino, io dico che va fatto qualche cosa, ma io direi che soprattutto ci vuole il coraggio a volte di prendere, dire grazie, ho sbagliato e me ne vado. Partiamo con queste nostra Umbria Sport. Diciamo che la Ternana ha vinto a Francavilla con un gol di Taccola, il Gubbio ha battuto il Bisceglie di Massimo Baldacchini, che avevo inviato in studio, ma evidentemente Massimo non è potuto arrivare qui. Ha vinto per 2-0, marcatori Giannini e Zoppi. Se consoliamoci con questo, il Gubbio raggiunge Fano e Chiedi in vetta alla classifica, con un girone di ritorno direi molto favorevole, la Ternana vince a Francavilla e fondamentalmente dà anche una mano al Perugia, perché oramai si deve parlare esclusivamente di non retrocedere. Ma sentiremo anche un'esplosiva appunto intervista del professor Milia. Io vi prego a casa di aprire bene gli orecchi, perché il professor Melia sa chiaro quello che vuole, ma io direi a questo punto di partire, poi vedremo tante altre cose. L'interregionale, questo Gualdo che continua a vincere, fa su il derby con il Bastia, ma l'Imola non l'è da meno e passa in trasferta. Adesso direi poi di vedere tutti questi risultati e dibatteremo a lungo in studio, ma vedremo appunto tra breve il servizio del Perugia e le interviste. Poi avremo anche i gol, e poi quello che si vede di Deruda Pontepattoli in mezzo alla nebbia. Abbiamo i gol della leader di Massimo Roscini di Nuova Spoleto Pievese. Il primo su calcio di rigore, il secondo un pasticciaccio della difesa avversaria. Ma partiamo subito a vederci i risultati della giornata odierna prima di presentarvi e gli ospiti. Dalla regia mi possono mandare i risultati. Ascoli Roma 1-1. Atalanta Lecce 2-1, a Bari, Sampdoria batte Bari 2-0, Cesena Cremonese 1-1, Genoa Fiorentina 1-1, Inter Bologna 3-0, Juventus batte Verona 2-1, a Roma Milan batte Lazio 3-1, Udinese Napoli 2-2, stava vincendo l'Udinese per 2-0, poi il recupero in un minuto e mezzo del Napoli con due gol, Empoli Venezia 2-0, Brindisi Catania 3-1, Taranto Salernitana 3-0 e Fano Chieti 2-0. C1 Girone A, Chievo Arezzo 3-1, Dertona Piacenza 2-2, Empoli Venezia 2-0, Lucchese Alessandria 3-0, Modena Casale 2-0, Montevarchi Carpi 2-1, Prato Lanusi Vicenza 1-0, Spezia Mantova 3-1, Trento Carrarese
0-0 la classifica. In testa il Modena con 24 punti, seguono Venezia e Lucchese con 23, poi Chievo 22, Empoli 21, Spezia 19, Carpi e Piacenza 18, Carrarese 15, 16, Mantova 15, Alessandria Arezzo 14, Lanus Vicenza 13 con Casale, Trento, Montevarchi e Prato, chiude il Tertona con 12 punti. Passiamo al girone B della C1, quello che ci interessa di più. Brindisi Catania 3-1, Campania Siracusa 2-1, Casarano Casertana 1-0 a Francavilla, Ternana batte Francavilla 1-0, il marcatore Taccola nel primo tempo, Giarre Monopoli 1-1, Ischia Isola Verde Torres 1-0, Palermo Andria 1-1, Perugia San Benedettese 1-2, Taranto Salernitana 3-0 la classifica. Salernitana, Casarano e Taranto in testa con 23 punti, poi segue il Brindisi a 22, il Giarre a 21, il Palermo, la Ternana a 20, a 18 abbiamo il Catania, al 16 l'Andria, il Campania, a 15 Siracusa e Casertana, il Monopoli a 14, a 13 Perugia ed Ischia, San Benedettese Torres ad 11, Francavilla a 10. Interregionale. 17esima giornata, prima di C2, 17esima giornata, ultima d'andata. Baracca Lugo Castel di Sangro 0-1, Celano Riccione 1-1, Civitanovese Forlì 2-0, Fano Chieri 2-0, Giulianova Pesaro 0-0, Gubbio Bisceglie 2-0, Lanciano Iesi 1-2, Rimini Teramo 0-0, Trani Campobasso 0-0. Classifica. Gubbio, Chieri e Fano 21. A 20 abbiamo Trani e Giulianova con il Teramo e il Castel di Sangro. A 19 Baracca Lugo Rimini e Rimini. 18 Riccione, Celano, Civitanovese, a 15 la Iesi, a 14 la Vispesaro, poi ad 11 Lanciano e Bisceglie, a 10 chiudono Forlì e Campobasso. Interregionale, prima di ritorno, seconda di ritorno. Piobbico Imola 0-3, Vadese Tolentino 1-0, Assisa Urbania 2-2, Cattolica Castelfrettese 1-1, Faenza Giulia Spello 3-0, Gualdo Bastia 1-0, Narnese San Marino 2-1, Sant'Arcangiolese Ellera, ecco abbiamo fatto due volte Narnese, vabbè, Sant'Arcangiolese Ellera 1-0, Urbino Russi 0-1. Andiamo avanti con la classifica. Gualdo in testa con 27 punti, segue Limola 26, Bastia e Narnese 22, Ellera e Faenza 21, Urbania, Vadese, Piobbico 19, Assisi Rossi con Urbino a 18, poi a 17 abbiamo San Marino, Castelfrettese, Tolentino, Castel di Sangro e a 16 il Cattolica, chiude oramai la Giulia Spello, io credo, con tutta due piedi in promozione, con 8 punti. E passiamo appunto alla promozione regionale Umbra, Veruda Pontepattoli 1-1, Vina Morte 2-0, Lama Pontevecchio 1-1, Marcol Foligno 3-2, quindi nemmeno il cambio di Flavio Postanzini porta bene al Foligno Calcio. Nova Spoleto Piovese 2-0, Orvidana Città di Castello sul Neutro dei Todi 1-4, Pianello Amerina 1-1, San Sistolo Valfabbrica giocata ieri 0-0 e sul Neutro di Ellera sul campo di Corciano Tiberi se batte Subasio 4-1, ma poi parleremo di questo incontro. Andiamo alla prima categoria girone A, anzi alla classifica della promozione. La Nuova Spoleto in testa ancora con 27 punti, Città di Castello 24, Tiberis 23, Pievese e Valfabbrica 21, Orte Dinamo 19, San Sisto Pontevecchio 18, Pianello 17, a 16 Foligno e Subasio, a 15 il Deruda con la Merina e la Marcol, 14 Lama e Pontepattoli, chiude l'Orvietana con 12 punti. Prima categoria, Figulese Trestina, qui siamo anche qui alla seconda di ritorno. Trestina, Figurese Trestina 3-0, Maggione Pierantonio 1-1, il big match, parleremo con il Maggione di questo incontro. Mugnano Petrignano 1-0, Parlesca Selcinardi 1-0, Pietrafitta Fossato di Vico 0-0, Ponte Felicino Tavernelli giocata ieri 0-0, Ripa Fabbro non disputata per nebbia, Terondola Castiglione del Lago 1-1, il derby quindi si è risolto con un gol per parte. La classifica, Pierantonio in testa con 25 punti, ma il Fabbro, come vediamo con il Ripa in fondo al vostro monitor, ha una partita in meno che verrà recuperata. Quindi Fabbro in seconda posizione con 22 punti, Maggione Figolese 21,
Pietrafitta 19, Fossato di Vico 18, Selcinardi Tavernelle 17, Petrignano Terontola 16, Trestina Ponte Felcino e 15, Castiglione del Lago 14, Ripa e Parlesca 13, Mugnano oramai in fondo alla classifica con 8 punti, Ripa, ripeto, e Fabbro una gara in meno. Girone B. Bevagna Todi 4-2, anche qui non fa buono il cambio del tecnico. Belli per Tonino Gioia, Credunno Stroncone 0-2. La Castellana Cannara 1-1, Massa Martana Torgiano giocata ieri 2-1, Nuova Alba Calvi 1-1, Nestor Passaggio 1-0, Nocera Umbra Cesi Calcio 0-0, San Nicolò Bastardo 1-1. Vediamo la classifica. La Castellana sempre più in testa, allunga addirittura il vantaggio sul Torgiano e sul Massa con 22 punti, la Nestor ne ha 21, la Cannara ha 20 con il Bastardo, poi Stroncone 19, Passaggio 17, con il Bevagna a 15, la Nova Alba a 14, il Sesi Calcio a 13, il San Nicolò a 12, Todi e Calvi, chiude il Nocera Umbra con 10 punti. Passiamo a vederci la seconda categoria velocemente, partendo dal girone A. Fontanelle San Giustino, magari la regia ci può mandare alcune immagini così di Nova Spoleto, di questa lite, Nova Spoleto Pievese, mentre io leggo questi risultati. Fontanelle San Giustino 1-1, Fratticciola Sagastalta 3-1, Padule Montone 2-3, Piccione Ponta dei Ceppi sospesa per nebbia, Pistrino San Secondo, Gasparri Massimo di Terni, il risultato comunque 0-0, l'arbitro era Gasparri. Predola Sigillo 3-1, Ramazzano Pietralunga 3-2 e ad Umbertide Colombella 0-0, quindi la squadra di Panzarola e Mazzetti pareggia ancora. Girone B, Bettona Ferro di Cavallo 2-2, Costano Palazzo 3-0, Grifo Casenove 2-2, Panicarola Marra 0-2, Passignanese Sant'Angelo 1-1, Pontenuovo Ospedalecchio 2-0, Santa Sabina Viole 3-1, Santa Lucia Castiglione della Valle 1-0. Girone C, Colonia Guardea 4-2, La Castellana Fornolese 3-2, Lugnana Vigliano 1-1, Marciano San Venanzo 0-1, Monte Capione Pronese 2-0, Orvieto Scalo Baschi 2-2, Papiano Penna 1-0, Menti Romeo Menti Pantalla 0-2, Bosico San Gemini per il girone D 1-2, Campidello Monte Castrilli 0-0, Cascia Aronese 0-0, Colescipoli Acqua Sparta 2-2, Maroso Gualdese 1-0, Sant'Erenziano Trevana 3-0, Sant'Eraclio Picchi non disputata per nebbia, si giocava ieri questo incontro, e Superga 48 Ferentillese 2-1. Grazie a Gemignano Gallina per tutti questi risultati e grazie alla regia di averci mandato un po' di immagini. Passiamo subito a vederci, a presentare gli ospiti e poi a vederci i servizi che abbiamo oggi. Partire dalla mia sinistra, appunto, tra breve inquadrato, lo vedremo, è proprio lui l'artefice di tutti questi risultati, Gemignano Gallina. Poi abbiamo il dottor Di Marzio, medico della Sicilia, dottore della Sicilia, ma soprattutto è anche uno studio ben avviato a Valfabbrica, e parleremo con lui appunto di molti traumi che hanno i giocatori, quindi di molti infortuni, di tanti recuperi che lui stesso fa, uno su tutti, e l'ultimo che sembra aver miracolato, Enrico Sannipoli, che ieri ho visto in tribuna a San Sisto, e Enrico dice addirittura pensa di giocare senza operarsi, e parleremo appunto con Di Marzio sulle condizioni di Enrico Sannipoli, forte giocatore del Valfabbrica. Poi, ecco l'artefice di questa Angelana, ma io direi che tutti in Umbria dicevano che l'Angelana si riprendeva, è Massimo Pieroni, l'artefice di questi, e mi sembra 8-9 risultati, 9 addirittura utili, di questa Angelana che sta recuperando le posizioni più conste nella sua, 10 addirittura, ecco Di Marzio dice 10. Poi Antonello Menconi, parleremo con lui appunto della prima categoria, girone B, perché girone A oggi abbiamo il Magione per commentarla. Poi abbiamo qui con noi un grandissimo ospite che io gradirei accogliere con un applauso, il dottor Romozzi, secondo alle elezioni dopo il dottor Federico Centroni. Scorriamo ancora, poi c'è un appello in corso e quindi parleremo con un appello sui consiglieri, non sulla votazione del presidente, quindi è bene specificarlo, perché se no dice l'Umbria che è successo, niente. Però ecco, si è appellato nella forma, soprattutto mi sembra errato, delle elezioni dei consiglieri di Lega. Poi abbiamo, ecco, l'artefice di questo rivelazione, io direi, perché no, una Subasio partita malissimo che poi adesso invece si sta riprendendo, anche se oggi è uscita sconfitta, però comunque l'abbiamo vista in classifica, è con il Foligno, con il quotato Foligno, e non è credo poco la Subasio, e la Subasio ha un record,
un record che, va detto, in prima categoria non è mai retrocessa, ora è andata in promozione e questo record potrebbe benissimo continuare anche in promozione, giusto Peppe? Poi Giancarlo Costantini, Corriere dell'Umbria, eccolo inquadrato. Adesso andiamo da Andrea Moretti, giocatore del Maggione, poi Giuseppe Migliarini, direi direttore sportivo, presidente, vicepresidente, comunque meglio conosciuto come il figlio di Zugaroni, quindi nostro sponsor di tante trasmissioni. Poi andiamo a vederci il mister, questo mister che tutti lo contestano, vabbè, un po' qui è l'area di contestare i mister, contestano tanto, però lui lì è un passo dalla vetta e far solletico al Pierantonio, Francesco Santoni. Poi abbiamo una vecchia conoscenza del calcio umbro, Zampetti, va bene, Adelmo, io mi sbaglio sempre, poi ci conosciamo da tanto tempo, ecco qua, una vecchia bandiera del calcio umbro, conosciutissimo per il suo trascorso in interregionale, promozione e tanti altri campionati. Poi andiamo a un dirigente del Giancarlo Loredi del Ferro di Cavallo, poi il presidente del Ferro di Cavallo, Mario Bulletti, soprattutto un caro amico, quindi più che presidente, ecco, un caro amico. Poi abbiamo Marcello Spaccini, tecnico delle giovanili del Ferro di Cavallo. Ed ora torniamo ai giocatori della Subasio, sempre a scorrere, il nostro grande Pier Maria, e adesso sì, ce l'ho tutti poi. Ecco, adesso abbiamo Roberto Venarucci e Fabio Bagardi. Io mi scuso con voi, ma purtroppo qui andrà la sera, poi spostiamo quella pianta perché vedo che becca proprio... E adesso passiamo il microfono a questi ragazzi per la presentazione. Sul monitor, inquadrati, ruolo, nome e cognome, poi con voi parliamo alla fine. Ecco, vai pure. A ruolo terzino destro, nome Michelangelo Felicioni. Lume di Luna Andrea, portiere. Dosini Fabrizio, libero. Loretti Andrea, alla destra. Bulletti Alessio, punta. E Francesco Felicioni, terzino sinistro. Matteo Ceccarini, terzino destro. Ceccarini. Mauro Fanelli, centravanti. Marco Pittoli, centrocampista. Sì, qui fa Paolo, dopo ti faccio alzare io perché ti ha coperto una testa. Adesso il Perugia, partiamo a vederci il servizio del Perugia, andiamo veloci perché siamo veramente in ritardo, i tecnici dovranno fare delle cose molto veloci oggi. Vediamoci il servizio, prima i gol del Perugia, i gol direi da polli che hanno preso, vediamolo. Dovrebbe partire tra breve questo servizio che la regia ci ha preparato, dopodiché sentiremo anche un'intervista del professor Milia, realizzata da Maurizio Pescari al termine dell'incontro. Ma vediamo adesso questo Perugia. Eccolo qua, il Perugia passa in vantaggio, siamo al primo minuto, Artistico cicca il pallone, cicca un difensore, Artistico, opportunista, sotto la curva nord, illude i tifosi che, non numerosi perché oramai non si illudono più, ma comunque un po' erano tornati allo stadio. Rivediamo cicca, guardate come fa, cicca anche il difensore, grazie, dice Artistico e segna. Poi guardiamoci il gol, tra breve vedremo come Esposito, l'ex del Perugia, sfiori il gol e quindi un campanello d'allarme. Vediamo che va sulla fascia, cross in mezzo, ecco Esposito, guardate, toffete e va vicino al... qui già si deve avere un campanello d'allarme. Perugia, Valentini, Perbia, scende sulla fascia sinistra, mette in mezzo, la difesa anticipa, Bia riprende, serve ancora Valentini, bordata alle stelle. Vediamo, passiamo ora al 33esimo, gran tiro, guardate che parata, guardate che botta, il Perugia non chiude, lui ci prova, un 18enne e Vinti questa volta ci mette una pezza, poi Del Piano spedisce tra i pochi tifosi giunti a San Benedetto. E ancora in avanti, 35esimo, la San Benedettese che mena la danza sulla fascia, mette in mezzo, questa volta Vinti ancora, e lui è bravo ad anticipare, Bagnoli, uno scanato Bagnoli, eccolo qua, vediamoci Catelli, Perugia che siamo al 37esimo, Catelli, Artistico, Catelli, vedremo, eccolo qua, poi però incespica, impappina e via, sfuma un'azione, un'opportunità sotto la nord. E adesso passiamo al pareggio, eccolo qua, guardatelo, perché è tutto, lasciano far fare tutto, guardate, centro, Gregori, guarda il piazzamento del compagno, scambia, tiro, avanza, nessuno contrasta, gol, e questo è il primo gol del pareggio, guardate che Polli
non chiudono. Guardate che scambio, nessuno segue il giocatore, prende la mira, sinistro, e Lec si castiga e manda dal pareggio alla San Benedettese, esulta, si va a abbracciare il neo tecnico Canè. Ma adesso non è finita qui, passiamo al gol che prende, e questo ha dell'incredibile, guardate, Esposito, Lec si avanza, nessuno lo contrasta, taglia tutto il campo a fettine, verticalizza, eccolo quello che deve tirare solo col sinistro, guardate che botta, destro, gol. Però se qualcuno avesse contrastato, guardate dove parte l'azione, nessuno si permette di contrastare questo centrocampista, quindi sono chiaramente mancanza di schemi. E qui guardate che ti fa questo che col destro non ci cammina. Passiamo all'intervista di Milia, sentiamola questa disfatta del Perugia dal chi dovrebbe ricreare, rifare e consigliare. Sentiamo cosa consiglia Milia, facciamo molta attenzione, dà tanti consigli a tutti, uno soprattutto. Professor Milia, lei ha preso in cura un malato che dall'estate di guarigione è ripiombato preoccupatamente e preoccupantemente in crisi notevole. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che il malato era molto grave, ha avuto un momento di ripresa. Oggi è stato disonorato lo sport in tutte le sue espressioni. È una pagina nera, forse la più nera dell'Associazione Calcio Perugia. La dirigenza, i tre del collegio sindacale hanno fatto di tutto per ricucire e per assistere questo malato così stranamente malato. Per cui è tempo di decisione per far sì di non assistere supinamente alla retrocessione del Perugia. Momenti di decisioni precise, di responsabilità, perché tutti sono capaci di prendersi gli onori e le glorie del successo. In questa circostanza bisogna avere il coraggio, senza camuffarsi dietro l'apparente normale amministrazione, bisogna che qualcuno prenda decisione. Ed io sono pronto, così come mi chiamano consulente tecnico, a dare le consulenze del caso. Si parla, professore, dell'esonero di Mazzola. Da più parti si ritiene però che questo esonero di Mazzola, giustificato dai fatti, purtroppo, si rende impossibile per questioni economiche, oppure lei è in grado di smentire questo? Quando un malato sta per morire, quando una società gloriosa come quella del Perugia sta retrocedendo, non esistono impedimenti di sorta per far sì che vengano attuate le misure di emergenza per assolvere a questo problema e per sopperire a queste deficienze che sono ormai alla luce del sole. Il nostro allenatore, la nostra direzione tecnico-organizzativa non è all'altezza della situazione, in considerazione dei risultati che stiamo ottenendo. Il Consiglio di amministrazione uscente, fornendo al dottor Milia i compiti che lei attualmente ha come reggente, gli ha dato anche l'autorità per sostituire Mazzola? Se avessi avuto questa autorità avrei già apportato le misure del caso già un mese fa. Mi sono limitato a cercare di consigliare, perché sono un consulente, i tre del collegio sindacale per prendere in mano la situazione e per quindi risolvere questo problema. Certamente la normale amministrazione è uno spauracchio che viene messo avanti. A mio avviso, io faccio il medico, quindi so poco di cose legali, ma io ritengo che anche legalmente questa situazione è possibile. Io ritengo, e ho fatto tempo fa un esempio, che se un salumiere è in amministrazione normale e si accorge che la mortadella puzza, deve di necessità, e la legge glielo permette, di buttare la mortadella che puzza e comprarne un'altra nuova. C'ha avuto lei la sensazione, vedendo i giocatori da vicino, non solo in campo, che non tutti abbiano l'amore per il grifone cui lei spesso ha fatto riferimento? No, questo non posso crederlo. Se credessi un affare del genere non entrerei più in un rettangolo di calcio. Io ritengo che l'attuale gruppo dei giocatori del Perugia, dopo una disastrata e disastrosa campagna acquisti, è quello che è. Si può dire che sono forse atleticamente non completamente preparate, si può dire che non sono adeguatamente disposti nel campo, si possono dire tutte queste cose, e poi qualcosa bisogna dire, perché se no torniamo a quell'affare che il muratore che costruiva il muro diceva: i mattoni sono buoni, il calcestruzzo è buono, il filo a piombo e il muro sta crollando. Vogliamo continuare con questa favoletta fino alla fine dell'anno?
e per ritrovare il Perugia in C2, vogliamo scoraggiare quel gruppo di dirigenti che, spronati dal nostro meraviglioso sindaco, stanno cercando di risolvere anche da un punto di vista amministrativo le sorti del Perugia per il prossimo triennio? Ed allora, i vecchi dirigenti, dimissionari e no, perché a mio avviso le dimissioni adesso diventano un anacronismo, i vecchi e i nuovi insieme affrontiamo la situazione, perché oggi è tempo di decisione, domani le decisioni saranno inutili. Il tempo pare venirvi in soccorso, tra 40 minuti qui si riunisce l'assemblea dei soci, ci può essere la possibilità di inserire all'ordine del giorno anche questo argomento? Tu mi fai una domanda tecnica a cui non so rispondere. Lei ce lo inserirebbe? Io ce lo inserirei, ovviamente, da quello che ho detto, senza perifrasi, come tu dici, e senza mezze parole. Io ritengo che deve avvenire nell'ambito del Perugia una rivoluzione per poterlo salvare, ivi compreso la multa per tutti i giocatori che hanno oggi consumato questa giornata non di calcio ma di riposo. Ecco, riposo. E io direi che proprio riposo, di riposo si è trattato, decisioni che prenderà il collegio che deve giudicare credo che siano scontate. Aspettiamo, magari durante la trasmissione sapremo qualche novità. Maurizio Pescari dovrebbe essere molto attento e solerte per sapere se ci sono novità durante questa trasmissione. Adesso io direi di passare subito a vedere, a commentare un momentino i campionati regionali. Partiamo con Massimo Pieroni, partiamo con l'interregionale. Massimo, quest'Angiana recupera, questo Gualdo vince con il Bastia, quindi il male di casa sembra scomparire perché batte una grande del calcio dilettantistico dell'interregionale. L'Imola però risponde da par suo fuori. Chi vincerà questa interregionale? La domanda poi è questa. A Gualdo Imola, anche se io ripeto che Imola si è pungolata con un rispetto che la partita è entrata a vedere dopo riesce a tirare un po' di tempo che ha sinceramente il piantatore mentre Gualdo potrebbe avere più qualcosina in più come esperienza. Massimo, questa è la partita alla grande che invece è quarta sconfitta consecutiva, che può essere successo a questa squadra? Bisognerebbe, ecco, prendiamo la domanda che c'è problemi forse di recensione. Andiamo. Bisognerebbe vedere le cose da dentro, è difficile perché ognuno cura il proprio spogliatoio. È chiaro che era partita benissimo e forse io pensavo che potesse ripetere il campionato nostro dell'anno precedente, però evidentemente qualcosa si è rotto e non funziona più. Sta a Guido, la società, di mantenere il più grande equilibrio per cercare di venire fuori questa situazione qui. Senti, questa Angiana che recupera, tu sei stato sempre fiducioso, no? Ma come te tutti i tuoi avversari. Io ieri con Paolo Flamini qui al campo di San Sisto parlavo dell'Angiana e dice ma io chi la metteva tra le possibili retrocesse o retrocedenti, ma insomma mi veniva un po' da ridere. Tu quindi sei stato sempre fiducioso, ti aspettavi questa risposta dai tuoi ragazzi? Ma io su di loro non ho mai avuto dubbi, considerato il fatto che quando abbiamo passato il periodo più nero, cioè le tre sconfitte consecutive, la squadra ha risposto facendo il quinto allenamento settimanale senza batter ciglio, quindi il lavoro alla fine paga se fatto in modo corretto e direi che ora si stanno raccogliendo quei risultati che prima ci vedevano sconfitti, anche se oggi mancavamo di 5 pedine, non è che siamo dietro in 5 in meno, però è chiaro che la formazione base sarà un pochino scombussolata. Quello che ha dato grossa soddisfazione è stato l'esordio di Stefano Mesca, un sedicenne, ha compiuto 16 anni 2-3 mesi fa e è andato subito in gol alla prima occasione. E in mezzo a questa nebbia che stiamo mandando noi l'incontro amichevole di giovedì, appunto a Sesena Perugia, Mesca si dovrebbe intravedere come il numero 9 nella maglia bianca. Ecco, ma un flash su questo Perugia che tu hai visto, avevi messo sotto Massimo giovedì perché eravamo presenti al campo, giovedì addirittura è passato in vantaggio la Sicilia Angelana, senza nulla togliere per l'amor del cielo la tua squadra, ma comunque sia insomma affaticato alquanto, no? Per pareggiare addirittura nel primo tempo. Beh, le amichevoli lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, però oggi siamo in riscontro. Sì, quello che io ho notato, specialmente nel primo tempo quando noi eravamo al completo,
che avevano e hanno dimostrato anche oggi qualche cosa di dentro che non va. Probabilmente non è così in basso tecnicamente il Perugia, però ormai è stato attanagliato, penso, dalle cose più grosse di lui, e come ha detto giustamente il professor Milia, bisogna dire la verità fuori dai denti, anche se la verità a volte fa male, però in queste situazioni bisogna avere il coraggio di farlo. E io sono stato contento che lui è per primo, perché finora tutti a mezza bocca nascondevano, insabbiavano, per primo è riuscito a venire fuori con delle cose forse cattive a prima vista, però il momento è questo. Concrete, direi. Sì. Massimo, l'Angelana dove la troveremo al termine del campionato interregionale? Io spero in interregionale con la promessa di poter mettere dentro qualche altro giovane che c'è a Santa Maria, e se la classifica ci aiuterà questo avverrà molto presto. Massimo, un altro anno è troppo presto per parlarne, ma sei un ambizioso, sei un tecnico ammirato, apprezzato non solo nella nostra regione, visto che la nostra trasmissione non si vede solo in Umbria, ma si vede anche in Toscana, si vede benissimo nelle Marche. Dove sarà? Dove siederà Massimo? Ancora al Maradona? È presto chiaramente questa domanda, ma però sai. Io direi che è ancora prestissimo, non presto per parlarne. Ce ne voglia Giovanni Aristei, non ce ne voglia? Dobbiamo portare a conclusione nel migliore dei modi questo campionato, poi ne riparleremo con i dirigenti. È chiaro che qualcosina in più va fatto, perché il campionato dell'anno scorso, secondo me, pretendeva forse che la società rafforzasse già l'11 base con qualche elemento di categoria. Questo non è potuto avvenire per questioni di un passo economico giusto, secondo me, per carità, però è chiaro che va un po' contro le ambizioni di qualsiasi allenatore. Però ho trovato giusto rimanere a Santa Maria per il fatto di aver costruito e portato avanti un settore giovanile insieme a Ferruccio Tomassini, e aver avuto oggi la soddisfazione per la prima volta di dare la maglia titolare a un 73. Infatti Massimo, parlando non qui ma in privato io e te, dici quando sono arrivato a Santa Maria non c'era settore giovanile, e che cosa si è fatto quest'anno? No. Si è investito più dove? Non è che non c'era, cioè era c'era carente, poca voglia di portarla avanti come si dovrebbe, e infatti il presidente addirittura voleva pagare la multa e non fare l'under 18. Errore più grosso non poteva esistere. Adesso sicuramente ringrazierà dell'insistenza mia e di qualche altro, perché sta raccogliendo i frutti di quello che è stato il lavoro di Ferruccio in questi due anni qui. Ma io, quello che mi ha colpito proprio da te al telefono, un tecnico che dovrebbe pensare a spendere, non a investire, tu mi hai detto spendere e investire sono due cose ben differenti, quindi tu hai detto abbiamo fatto quest'anno, abbiamo investito più per che per... Sì, questo è giusto. Cioè, quello che hai detto è vero, abbiamo speso più per il settore giovanile, però abbiamo già un ritorno. Perché uno Stefano Mesca, che la prima volta che viene in prima squadra fa gol a 16 anni appena compiuti, credo che sia la giusta ricompensa per aver buttato qualche soldo in più sul settore giovanile anziché nella prima squadra, che già io reputo una formazione al pari di tante altre, tolte 4-5 credo che la Sissi Angelana possa lottare con tutte. E io adesso chiedo allo studio un applauso, ma perché lo chiedo, lo dico, perché oggi Massimo Pieroni, se conosco bene questa società quest'anno, poteva benissimo non far giocare Mesca, perché tutto sommato giocando con una punta in meno poteva immettere anche altre persone, invece no, un sedicenne, quindi un applauso. Gemignano, per parlare ancora brevemente dell'interregionale, secondo te questa vittoria del Gualdo fa fuori il Bastia? Io dico una cosa, il Gualdo può mettere tranquillamente la sua insieme a Limola. Io ho dato per scontato l'Imola, che secondo me non la vedevo tra le favorite, però devo ricredermi perché con il potenziale che ha. Comunque bella vittoria del Gualdo, l'Imola non sta mollando, perché abbiamo visto che ha vinto per 3-0 in quel di Piobbico, campo estremamente ostico. Poi il Bastia purtroppo non ce l'ha fatta, ma si sa, un derby, Gualdo primo in classifica, vuole rimanere lì nel primato, quindi molto molto difficile. Che comunque succede all'Ellera? Ma l'Ellera adesso è difficile dirlo, comunque secondo me l'Ellera sta, questo è il mio modo di vedere, sta pagando un pochino lo scotto della matricola. All'inizio è partita molto bene, chissà, forse dall'entusiasmo, però non tutto è perduto, perché ha modo di riprendersi secondo il mio modo di vedere, perché io ho sempre sostenuto l'Ellera è una gran bella squadra, cioè specialmente in difesa. Sta prendendo qualche gol di troppo ora, giusto? La Julia Spello?
in promozione. La Juve Spello ormai un'eccellenza secondo il campionato che considerano ormai, si considera ormai in promozione. Mi dispiace per gli amici di Spello, ma io la Narnese che il collega Giovanni Daniele dice attenzione a non retrocedere. Beh, questo mi sembra un po' esagerato. Per me la Narnese è ancora una squadra che lotterà per gli alti vertici. No, beh, oggi Cesarini ha colpito, insomma. Assolutamente retrocedere è impossibile. È più che impossibile, quindi tranquillamente la Narnese, non dico che potrebbe lottare per le primissime piazze, secondo me no, è il mio modo di vedere sempre. Logicamente non tutto è perduto, perché tutto si può fare, ma certo, ormai secondo me, dalla lotta a promozione secondo me è tagliatissima, non me ne voglia Giovanni Daniele perché io è quello che penso. Passiamo alla promozione del giornale Umbra, partendo però prima con un flash con il dottor Mozzi, appunto su questa direi opposizione alla regolarità delle votazioni dei consiglieri del comitato regionale Umbro. Ma io ringrazio a Silvano Baccarelli che ha voluto reintrodurre questo diciamo spaccato diciamo che è avvenuto qualche mese fa, e anche questa opposizione che è avvenuta un mese fa. Certo. Quindi non è di oggi, cioè, secondo le carte federali, se le carte federali vanno seguite in tutto e per tutto, indubbiamente le votazioni vanno fatte in maniera diversa. Cioè recitano in questo modo le carte federali, dicendo che le votazioni debbono essere separate. Quindi i punti all'ordine del giorno erano, allora nell'assemblea, era il punto 4, elezioni del Presidente. Quindi bisogna completare l'elezione del Presidente e poi si passa con la riapertura della discussione, quindi dell'ordine del giorno e quindi del punto 5, si passa all'elezione del Consiglio. Questo naturalmente ha una logica, perché questi due punti devono essere separati. A prescindere dall'Umbria, che è una zona piccola con poche società, eccetera, ma in altri, diciamo, in altri comitati ci possono essere 7, 8, 10 candidati alla presidenza e poi essere anche inseriti a concorrere per consiglieri quelli che non hanno avuto o che non sono riusciti a conquistare la presidenza. Questa è la logica di questa normativa. Indubbiamente questo non è stato rispettato e il numero 4 all'ordine del giorno e il numero 5 sono state fatte contemporaneamente. E quindi questo è un vizio di forma nelle elezioni. Ma a prescindere da questo mio ricorso, che naturalmente ho ravvisato altre, e non solo io, anche alcune altre società, si è ravvisato anche qualche altra irregolarità formale, cioè la costituzione del seggio non può essere fatta così senza una costituzione reale, mettendo una scatola su un palco, ma deve avere il suo, diciamo, la sua separatezza e le sue, naturalmente, e la sua, diciamo, svolgimento con la presidenza e gli scrutatori. Poi un'altra vizio di forma, e che diventa anche sostanza in effetti, è il riconoscimento dei delegati. In tutte le votazioni che sono votazioni si fa il riconoscimento di chi ha diritto, e anche in questa circostanza, pur avendo l'ufficio tecnico ripetuto con il microfono più volte di fare il riconoscimento dei delegati, e questi non sono stati riconosciuti e quindi poteva andare a votare chiunque l'avesse voluto. E questi sono un po' i vizi che indubbiamente, ma a prescindere da tutto questo, ringrazio Baccarelli che ha detto che ha invitato gli amici qui presenti per un applauso al secondo arrivato. Io sono contento di essere arrivato secondo, perché è per la prima volta che in Umbria, dopo 40 anni che si fanno queste elezioni, ci sono stati due candidati. È uno stimolo in più a fare in modo che le società possa partecipare democraticamente a delle elezioni. Quindi è uno stimolo continuo perché la prossima volta non ci siano solo due candidati, ma anche più candidati. Certo, sapevo di non vincere, questo è ovvio,
perché di fatto nelle democrazie un commissario indubbiamente non partecipa mai in nessuna, nemmeno nelle associazioni, nei comuni, nelle usle o tutte le istituzioni, un commissario non partecipa mai alle elezioni. Quindi indubbiamente, dando questa deroga e quindi la partecipazione alla presidenza, indubbiamente parte con un vantaggio enorme, quindi io già sapevo di fatto, ma ciò non toglie che si dà lo stimolo ai presidenti e società a vedere qualcosa di nuovo in seguito. Grazie. Grazie, dottor Mozzi. Andiamo alla promozione. Andiamo a Giuseppe Coresi, poi vedremo anche i gol di Ponte Pattoli e Spoleto Pievese, grazie alla collaborazione dei nostri tecnici ed amici di Spoleto, Novello Bocci, il presidente, la presidentessa Marcella Manaioli Petroni e tanti altri che ci hanno mandato queste immagini. Questo cambio di promozione, Peppe, prima di parlare della Subasio, che però vorrei più coinvolgere i giocatori e Giancarlo Costantini, questa promozione sta esprimendo le vere forze? Oppure la tua città, visto che, perché negarlo, abiti a Foligno, hai allenato quando il Foligno faceva la C1, sta deludendo, secondo me, una sola delusione, il Foligno Calcio. Secondo invece gli addetti, non addetti ai lavori? Qui siamo un po' tutti addetti ai lavori, in effetti il riscontro che tu hai fatto è veritiero. Diciamo che la classifica al vertice rispecchia i valori che in effetti hanno Spoleto, la Tiberis e Città di Castello. Senza dubbio il Foligno, per come era partito all'inizio del campionato, per la campagna acquisti, per tutto il discorso preparatorio all'inizio della stagione, doveva trovarsi perlomeno a contatto dello Spoleto. Le vicende le sappiamo un po' tutti, non ultima quella del licenziamento di Possanzini la settimana scorsa, e purtroppo adesso il Foligno si ritrova in una situazione un po' particolare. Noi siamo abbastanza contenti, non tanto per il Foligno, ma perché siamo alla loro altezza con 16 punti in classifica. Direi che l'altra squadra che sta deludendo nel campionato sicuramente è l'Orvietana, ancor più che del Foligno. Anche loro erano partiti con chiare ambizioni di vertice e invece si ritrovano proprio dalla parte opposta. E Foligno è una città che è reduce da poco da campionati a livello professionistico. I tifosi sono abbastanza esigenti e logicamente i dirigenti attuali avevano preparato un discorso per risalire immediatamente nell'interregionale. Anche perché i giocatori non mancano, insomma. Esatto. Penso che la stoffa ci sia senz'altro. Ho visto parecchi risultati anche nei campionati qui professionistici con alcuni cambi di allenatori che hanno dato i loro frutti, tipo quello di San Benedettese e Perugia. Purtroppo a Foligno oggi questo discorso non è venuto buono, ma non sempre le cose vanno in questo verso. Auguro comunque al Foligno, proprio da Folignate, tifoso ancora del Foligno, io ho vissuto in quella società dei momenti bellissimi, altrettanti non belli ma lo stesso gratificanti, e soprattutto buoni per fare esperienza. Auguro senz'altro a Foligno di risalire subito la china, perché in effetti per quanto riguarda la città, la società, i dirigenti, i giocatori, i tecnici, il Foligno non merita la posizione che attualmente occupa. La Subasio la merita? La Subasio la merita ampiamente, lo dico a cuor sereno. E viene abbattuta perché per me vedrebbe ben altro, quindi no. Lo dico a cuor sereno perché noi veniamo da un campionato di prima categoria che abbiamo vinto con tutte le nostre forze. L'abbiamo vinto proprio giocato all'ultima giornata con lo spareggio con la Pievese e abbiamo riconfermato l'organico in pieno, abbiamo attinto ancora all'Under 18 e ci siamo soltanto resi più robusti con l'inserimento di Pantalla, che è stato il nostro unico acquisto. E il grande Cameron Samuele Mbinà, che è un ragazzo che studia lì a Foligno per ritornare poi il prima possibile in patria e aprire un'officina da falegname. Ho letto. Ecco, in effetti solo con questi due innesti ci siamo reinseriti nel campionato di promozione. Noi abbiamo avuto la preoccupazione principale di accreditarci in questo campionato. Penso che questo discorso va riferito al girone di andata, ci stiamo riuscendo abbastanza bene. E su questo discorso vorrei riallacciare il problema della partita di oggi. Con la Tiberis. Ecco, io sono abbastanza amareggiato, ma nello stesso tempo molto soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Tutti coloro che hanno visto la partita sono usciti molto soddisfatti, in particolare i nostri tifosi. Il risultato senza dubbio è bugiardo. Chi non ha visto la partita penserà senz'altro che siamo stati messi sotto dall'avversario,
che era la Tiberis, invece è stato tutto l'opposto. Ma Burocchi, il collega di Radio Subasio, è stato molto chiaro a dire proprio queste cose, che la Subasio non ha affatto sfigurato con la Tiberis. Quindi quello che dici già l'Umbria in parte l'ha ascoltato. Sì, sì, direi che in effetti noi abbiamo fatto due regali appena iniziata la partita, con due malintesi tra il nostro libero e altri due giocatori, e loro hanno approfittato. Quindi due passaggi indietro e ci hanno un po' compromesso la partita, ma i ragazzi hanno reagito benissimo, soprattutto basando la loro reazione sul gioco. Abbiamo avuto molte occasioni, e loro fortunosamente sono riusciti a recuperare qualche pallone sulla riga, e alla fine nel primo tempo, con una reazione veramente veemente ma lucida, abbiamo fatto il gol con Catena, molto bello. All'inizio di ripresa siamo riusciti ancora una volta a metterli sotto e a provare a pareggiare, e Bucci ci ha impedito questo discorso con una gran parata di piede sulla riga su un tiro di Carpisassi. Poi all'improvviso, nonostante noi continuassimo ad attaccare, a tenerli sotto, ci hanno fatto questo terzo gol veramente bello, perché Scorcini ha fatto una gran cosa, limite dell'area, e ha messo la palla, non so se ricordi il gol che fece a De Ruda, identico uguale, proprio preciso. Beh, ma lui e il portiere non ci ha voluto mettere proprio nemmeno la mano. Troppo rapido. La posizione con il suo destro è micidiale. E ha fatto, sembra un giocatore che non partecipa alla partita, all'improvviso si ritrova lì che tira e fa il gol. Ma guarda che il Mesca che diceva prima, l'amico Massimo Pieroni, è uguale, sai. Sembra a volte strano, no? Se questo 16enne, questo ragazzino, è strano. Poi toffata se sbagli di castiga. Rossi, Anastasi, tutti i grandi campioni, sì, sì. I grandi campioni, quelli che veramente hanno il senso del gol, non vanno a prendere la palla dal portiere, insomma, quelli non segnano mai, no? Guarda Novellino, i Bagni, insomma, erano grandi, grandiosi, però i gol. Comunque, ecco, noi siamo soddisfatti ugualmente, perché abbiamo fatto due trasferte, abbiamo preso due punti domenica lì a Pianello, adesso abbiamo due partite in casa, noi dobbiamo solo salvarci. E spero che la squadra continui a crescere per quanto riguarda il gioco, a produrre spettacolo come ha fatto oggi. E i tifosi, io sono reduce proprio da Rivotorto, sono tornato giù a casa, sono tutti soddisfatti perché in effetti si sono divertiti e abbiamo fatto una buona partita. Stiamo Giancarlo Costantini, il tempo scorre sempre veloce, troppo, se ne vorrebbe per 4 ore. La capite. Purtroppo è così. Giancarlo, perché la stampa, gli addetti ai lavori, noi tutti, quindi tutti, ne parliamo o parlano poco della Subasio? Perché io domenica, per esempio, ho riconosciuto la Subasio una squadra che è del momento. Beh, vedi, c'è da fare una precisazione. Agli occhi della gente, ai mass media, a tutti coloro che leggono quelle poche righe sui giornali, la Subasio è ritenuta una squadra così un po'... terza categoria della promozione, insomma. Cioè, siamo abbandonati. Non di categoria, ecco. Ha fatto sempre di campionati ottimi, però non ha mai esaltato, no? Dal punto di vista sportivo. Certo. Ha conquistato sempre con le sue forze tutto ciò, quello che ha ottenuto... l'ha ottenuto sempre con una certa grinta, e questo è stato un po' trascurato da tutta la gente che segue lo sport. E infatti io mi sono trovato, nelle volte in cui mi trovo in trasferta al seguito della squadra, e alcuni colleghi mi chiedono, ma si parla di Rivotorto, no? Rivotorto, ma Rivotorto che è un paese, quanti abitanti siete? Eppure ecco, io su questo vorrei fare una precisazione, perché... sì, Rivotorto è un paese, per quanto sia un paese ha sempre 2.000 abitanti, che già per una promozione già sarebbe, non dico che tutte 2.000 vengono allo stadio, però un'altissima percentuale ne viene, anche perché abbiamo fatto il salto di categoria. No? Ma poi c'è da dire questo, che Rivotorto sì è un paese, però la sua posizione geografica permette anche agli altri paesi circostanti, praticamente diventa una piccola cittadina perché è seguita, c'è Assisi vicino, Santa Maria, ci sono Viole di Assisi, ci sono tutti i paesi circostanti, la sua posizione geografica, come ripeto, permette di svolgere anche un diversivo la domenica, dove la gente si raduna e va a vedere la partita, per cui già anche questo è un incremento, diciamo, per la Subasio, no? E poi c'è anche questo, perché la Subasio è, per quanto quello che ho potuto constatare, è una squadra che non ha fatto mai parlare di sé, no? che non si è presentata al pubblico come una grande squadra, ha fatto sempre le cose in cui gli competono, sempre nelle maniere più abituali, diciamo. E allora ecco, non è saltato, no? È una squadra che rimane un po' lì, ma invece io penso che la ritengo come tutte le altre, è una squadra che va abbastanza bene, ha fatto sempre le cose con massimo ordine e razionalità,
per cui penso che la si deve tenere presente come tutte le altre. Chi lo vince il campionato di promozione? Poi passiamo ai giocatori perché dobbiamo andare veramente veloci adesso. Che ma ormai è presto scorre. Detto, penso, anche se è un po' prematuro dirlo, ma ci siamo già. La nuova Spoleto penso che ormai ha preso il via, penso che sia impossibile raggiungerla. Adesso, a parte che sotto ci sono altre squadre ben disposte, però penso che sia la favorita. Chi retrocede invece? Beh, ecco, questo qui è un po'. La retrocessione è un po' un enigma. La retrocessione può capitare a tutti. Ma che dovresti sparare che vince? Infatti, la retrocessione, quel mucchio di squadre che si trovano al di sotto di 17-18 punti, sono cioè c'è quel piccolo margine che basterebbe 2-3 domeniche di sbandamento che si ritroveremo tutte lì. Io ancora è un po' presto per dire, quando è un po' più là ne riparleremo. Roberto Venarucci, questa su Basio la portate al Porto della Salvezza? C'è un porto scritto Salvezza, voi credo che siete gli artefici poi, no? Beh, chiaramente sì, perché se no neanche giocheremmo le partite, certo. Perché noi ne siamo convinti di questo e ogni domenica scendiamo in campo con questa convinzione, cioè di portare a casa il risultato. Lo stesso abbiamo fatto oggi, purtroppo non ci siamo riusciti, cioè commentare un 4. Abbiamo fermato lo Spoleto, abbiamo vinto con l'Orte. A Spoleto, esatto, da precisare questo. Abbiamo battuto l'Orte, abbiamo... All'andata avevamo pareggiato con la Tiberis, abbiamo vinto con il Città di Castello, quindi ecco, diciamo, ci esaltiamo abbastanza con le squadre in testa alla classifica. E questo ci dà fiducia proprio perché ci siamo sempre riusciti con il gioco e non magari con altre cose. Anzi, secondo me siamo in credito con la fortuna in diverse occasioni, tanto per ricordarne una, la partita di De Ruta, dove abbiamo perso 1-0 dominando e poi penso che l'avrà anche vista in quanto c'era la TV commentata appunto. E appunto siamo in credito con la fortuna sia dal punto di vista del gioco, dei gol, quindi, e anche forse qualche cosa dal punto di vista degli arbitraggi, ma questo chiaramente giocando già da diversi anni posso dire che alla fine del campionato si equilibra questo, quindi è presto per lamentarsi o per esultare da questo punto di vista. Fabio Bragardi, voglio proprio domandare, secondo lui, che ha incontrato tutte a 18 le squadre, che addirittura c'è stata una votazione sul Corriere dell'Umbria dove sembra che è ben accetta questa forma 18, ma chi vince questo campionato secondo te, che l'hai viste tutte e che hai pareggiato in casa della Litere, hai vinto con il Castello in casa, sì, non... hai pareggiato con il Foligno in casa, vabbè, con la Tiberis vabbè, avete perso oggi, comunque l'avete incontrata tutte. Beh, poi in casa l'andata, se non vado con la Tiberis, avete pareggiato. Sì, la prima di campionato, 35 gradi all'ombra, cioè 0-0 scontatissimo. Chi vede Bragardi? Dunque, la Nuova Spoleto è scontatissimo dirlo, è la favorita, gioca il calcio migliore probabilmente, almeno di quello che io ho visto. Non ho visto soltanto Alinamo perché ho squalificato e comunque tutto il resto l'ho visto. Mi sembra molto molto migliore il gioco di Nuova Spoleto rispetto alle altre. Non sono d'accordo sul fatto di indicarla come sicura vincitrice, ci mancherebbe, Città di Castello è sotto, la Tiberis forse non riuscirà a fare questo aggancio in vetta, comunque è una squadra molto quotata. Soprattutto ecco, un discorso a due, così come prima diceva Pieroni in internazionale, no non ricordo chi diceva, un discorso a due, prima e qui anche in promozione senz'altro un discorso a due, lo vedo. Con una Tiberis di rincalzo, direi. Una Tiberis di rincalzo, una Pievese, un Palfabbrica che stanno molto forte, un'Orte che si è fermata oggi, pensavo poi che facesse qualcosa di più l'Orte, ma ha avuto quel periodo. Ma c'è quel pazzo scatenato sotto gol di Massimo Poli che sta andando già a corrompere sull'aereo per Ibiza. Lo segna sempre. Adesso passiamo al Magione. Passiamo al Magione, partiamo con un microfono volante. Il Don Francesco, ad Assisi sarebbe San Francesco, a Magione Don Francesco. E tra poco facciamo anche uno stacco pubblicitario, mi dice grazie Luigi Maria, che mi ricordi queste cose importantissime, perché sponsor sono sacri, Zuccaroni ne sa qualche cosa. Francesco, big match, oggi non hai vinto. Che cosa è mancato? Il gol dei Fiandrini? Oddio, forse anche. È una battuta perché è il nostro barbiere, non il nostro QFR. Diciamo questo, non abbiamo vinto perché forse abbiamo giocato un pochino al di sotto delle ultime partite. Però di fronte a Pierantonio risposto bene, che si è chiuso a riccio per tutti i 90 minuti, noi l'abbiamo proprio accerchiato, come si dice, l'abbiamo attaccato, però indubbiamente hanno fatto di tutto per strappare questo risultato. Sono andati anche... io non inquadrato, facevo dei gesti, no, ma io sono spontaneo. Ha giocato bene ma ha chiuso il cancello.
Sì, ha giocato bene, attaccano, questo mi sembra, tu hai detto, ha giocato bene ma si è chiuso. Beh, indubbiamente loro avevano la loro 4 punti di vantaggio, per cui il risultato di parità per loro era determinante per il proseguo del campionato. Di conseguenza si sono difesi in maniera convinta, determinata, noi l'abbiamo provate tutti in effetti, sfondamenti sulle fasce, frontali, cioè proprio non abbiamo tralasciato nulla. Siamo stati sfortunati, imprecisi magari qualche volta in zona gol, però del resto abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo disputato un'ottima gara e poi magari c'è da dire come sono andati in vantaggio, ma magari ne parlerà qualcun altro di questo. Adesso dovremmo comunicare che ha telefonato un dirigente del Bastia Calcio, da noi conosciuto, quindi affidabile, ma non eravamo presenti, quindi lo diamo col beneficio dell'inventario, che dice che se il Bastia oggi è uscito sconfitto da Gualdo è opera dell'arbitro. Ci pregava di dirlo, non l'abbiamo detto, però non sappiamo e se questo è vero perché non eravamo presenti, noi ci fidiamo di tutti e diciamo, lo diciamo con il beneficio dell'inventario. Adesso andiamo a sentire chi vince il campionato, Francesco, in quel girone. Tu sei forte, fammi veloce. Diciamo adesso indubbiamente il Pierantonio è in una posizione di privilegio perché ha incontrato noi, non ha perso e di conseguenza può stare tranquillo per alcune domeniche. Però deve andare a Ficulle ancora, eh? Ecco, però deve andare a Ficulle, ci sono ancora 13 giornate e di conseguenza le quattro squadre che sono al vertice hanno ancora tutte aspirazioni, mi riferisco a Pierantonio, a Fabbro, a noi e alla Ficullese. Di conseguenza Pierantonio è un pochino più avanti delle altre perché i punti sono di più, chiaramente, però penso che queste quattro, nessuna delle quattro mollerà fino alla fine del campionato. Giuseppe Miglierini, il campionato, il Magione, lo ha già vinto o no? Cioè, vista la classifica, chiaramente, no? Per vincere bisogna arrivare ai primi. Beh, sicuramente no, perché dobbiamo rimpiangere diversi punti lasciati nelle prime partite. Purtroppo non li abbiamo fatti, di conseguenza adesso ci siamo rimessi bene in carreggiata e vogliamo rimanerci fino in fondo. Perché contesta sempre il mister? Perché tu poi sei uno di quelli che difendi, no? Tu e papà Zuccaroni. Beh, noi diciamo delle... Ma perché non c'è questo film? Noi massimi dirigenti non abbiamo mai avuto nessun problema nei confronti del mister. E purtroppo si è creato questo, ma non è che poi... Cioè, il paese risponde bene. Anche oggi c'erano circa 600 persone, forse anche più. A vedere una prima categoria. A vedere una prima categoria. Difatti è stata una cornice di pubblico veramente impressionante. Ripeto, sono una piccola minoranza quelli che contestano il mister e anche la società, insomma, in genere. Io volevo farti... anzi, la vuoi fare Moretti questa domanda, scusa per te. Moretti, da giocatore, no? Perché si contestano a volte? Quattro dirigenti, avranno ragione, avranno torto. Dirigenti no, tifosi, pseudo-tifosi a volte li definisco io. Come sta succedendo a Magione, sta succedendo anche all'amico Paolo Flamini. Ma chissà quanti altri tecnici succede. Perché, secondo te... Quando voi giocatori invece date l'anima in corpo per questi tecnici, perché questa contestazione al tecnico? Ma che colpa ne ha, io dico, non è la difesa per Santone e per Paolo Flamini che non ne hanno affatto bisogno, ma in generale per i tecnici. Ma che colpa ne ha se il tecnico dà una disposizione, poi magari in campo il portiere fa un errore, non lo so, l'attaccante ne fa un altro che non segna, e che ne so, l'arbitro dà un rigore con un fallo di mani dell'attaccante, come abbiamo visto in una partita di promozione. Insomma, che colpa ne hanno i tecnici? Secondo voi perché accanirsi col tecnico sempre? A meno che non sia evidente come a Perugia? Beh, sì, sicuramente perché è un singolo. Nel senso, è più facile contestare una singola persona che un'intera squadra. E quindi la maggior parte delle volte tale colpa ricade sul mister. Moretti, il Magione, alla fine del campionato, dove lo troviamo? Ma mi auguro nell'alta fascia di classifica. Ancor più mi auguro vittorioso. E le basi ci sono, le potenzialità anche, non manca niente, quindi cercheremo di rincorrere la prima in classifica e di appunto tentare la vittoria finale. Adelmo Zampetti, chi vince il campionato interregionale? L'Angelana a che punto arriva? Il Magione dove va? Il Pierantonio lo vince il torneo di prima categoria? Senti quante domande in una. Sembra la trasmissione, ma che buongiorno, una alla volta. Allora, chi vince l'interregionale, che tu la conosci bene? L'interregionale, no, la conosco, io l'ho fatta anni fa. Ecco, la classifica penso parla a questo punto del campionato, 90 volte su 100 parla chiaro. Chi è in testa o è lì secondo,
massimo terzo, ecco, sulle squadre che arriveranno in fondo. Poi chi vince di preciso non si può fare, non si può dire. Io faccio tanti auguri al mister Peroni come ex compagno mio di squadra, perché è una persona eccezionale, e all'Angelana non dico assisi perché io al mio tempo c'era solamente l'Angelana, perché mi è rimasta nel cuore, ho passato dei momenti bellissimi a Santa Maria degli Angeli, insomma, è una squadra indubbiamente che mi è rimasta nel cuore. Faccio tanti auguri, penso che non avrà problemi di salvezza. L'anno scorso indubbiamente mi è dispiaciuto parecchio che non sono riusciti a fare il salto di categoria, perché obiettivamente si meritavano questo. Per quanto riguarda, qual è la seconda domanda, scusi? La domanda è quella del, il Magione vince il girone A o lo vince il Pier Antonio? No, il Magione secondo me potrà dire la sua sino al termine del campionato. Oggi era una partita decisiva per noi, vorrei rimanere in tema con il dirigente anonimo di Bastia dicendo che è stato regalato un rigore sacrosanto al Pier Antonio, non è polemica perché in 12-13 anni di carriera mai sono stato espulso, mai, durante una partita, solamente per somma d'ammonizioni, perciò massimo io se prendo un'espulsione durante un campionato è già parecchio. Però ecco, rigori del genere in una partita delicata come quella non si possono dare. Due ragazzi che corrono guardando la palla in aria, inciampano lontanissimo dall'aria, quasi al limite fuori dell'aria, rigori inesistenti. Insomma, non è che noi ci attacchiamo a questo, anche perché il Pier Antonio c'è lassù, ha dei meriti indubbiamente, perché chi è in cima alla classifica dopo tutte queste partite vuol dire che ha qualcosa, e indubbiamente la difesa secondo me è la miglior, il miglior pezzo di questa squadra del Pier Antonio, perché indubbiamente ha una gran bella difesa. Il Magione, ecco, ripeto, spero sia lassù fino al termine del campionato per poter dire la sua anche nelle ultime partite. Noi perlomeno ce la mettiamo tutta. E vorrei fare un applauso, direi che, al pubblico di Magione, che è sempre esigente, sempre spesso freddo, oggi ci ha aiutato tantissimo, è venuto anche in massa per incoraggiarsi. Purtroppo noi ce l'abbiamo messa tutta, è andata non bene per noi, perché un ritrovato di parità per noi, ecco, non compromette niente, però era importante per noi vincere. Ecco. Bene, io adesso, tanto la regia ti ha messo, visto in cima, proprio sopra, a vedere tutta la classifica. Adesso la regia mi può mandare i servizi di De Ruda Pontepattoli e poi quello dei gol, prima di passare alle interviste, e i gol di Nova Spoleto Pievese, quelli che poi fanno felice sempre. Ecco, di De Ruda Pontepattoli si vede molto poco, commenteremo direi a spanne questo incontro, ma è giusto far vedere questi due gol di De Ruda Pontepattoli. C'è tanta nebbia al comare De Ruda, qui va avanti, c'è un rimpallo, poi comunque si vede un gran tiro di Gregori, eccolo, tra breve lo vediamo, eccolo qua, guardate che prende la mira, tira e si vede che comunque entra a file montante, e l'abbiamo anche rimontato, guardate comunque che bella sventola che lascia, il pallone che balzella e va dentro. Si dovrebbe avere fra poco il pareggio del Pontepattoli, questo è al decimo, qui siamo al 29esimo, Bordada, e questa palla rimpalla ancora, vediamo questo giocatore, si vede un po' meglio da queste immagini, la nebbia era un po', ecco, a centro area, ennesima distrazione difensiva, pareggia il Pontepattoli. Passiamo a vederci adesso i gol di Nuova Spoleto Pievese, e montati anche lì a tempo di record dal nostro Scardino e Tomassoli. Vediamoci un momentino questi gol che tra breve dovrebbero arrivare. Nel frattempo la regia li prepara. Poi dopo manderemo anche i nostri amatissimi sponsor, dal CAB per Viaggio di Ibiza e tutti gli altri, Riccini, Liberati, Ristorante del Giglio e Anticarte. Poi andremo avanti a parlare dei giovani, perché ancora ne abbiamo di tempo. Se pronte queste immagini di Nova Spoleto Pievese, la regia sta facendo il massimo, perché sono dopo un'intervista, quindi deve andarle a trovare, e io l'ho chieste velocemente così, ma tra breve saranno pronte, partiranno queste immagini. Eccole, siamo a Spoleto. Qui è il primo, la prima azione la fa la Pievese, guardate che parata che fa quel grande portierone che è Raggi, guardate la Pievese in avanti, cross, colpo di testa e sul 7 Raggi, d'altronde è un portiere che ha giocato in Serie B, quindi ne sa. Qui è il vantaggio, c'è un calcio di rigore declarato da Andrea Rossini, entra in area e in effetti nemmeno protesta nessuno, guardate Andrea Rossini, l'arbitro di questo incontro, va, manda sul dischetto Valeriano Recchi. Gol da una parte, portiere dall'altra, esulta, primo gol, dice vittoria, quindi abbraccia i suoi compagni, la Nuova Spoleto. Adesso passiamo al raddoppio, guardate Scalingi come bravo, appoggia a Mattioli, cross del vediamo qui, comunque ecco qui para bene Biselli, poi però non abbiamo visto chi ha segnato perché c'è
grande parata di Piselli. Crusciani segna, eh? Che Crusciani che segna, il numero 14 che dà il tocco finale. Andrea Rossini dice tutti al centro del campo e qui direi di passare ora alla breve intervista di De Ruda con il Ponte Pattoli. Poi torneremo in studio e andremo fino alla fine di De Ruda Ponte Pattoli. Sentiamo il collega Giuseppe Martini al termine dell'incontro, raccolto per noi questa intervista di Vido Cruccolo. Un Vido Cruccolo direi abbastanza rigenerato nel morale, perché ha ottenuto tutto sommato un bel punto su un campo difficile come quello di De Ruda. Se sono pronte queste interviste potremo mandarle, tra breve partiranno, appunto diamo tempo alla regia di mettere a punto il servizio. D'altronde siamo in diretta, sono le ore 20, ecco, per chi dice che... Siamo nel dopopartita di De Ruda Ponte Pattoli, siamo con Vito Cruccolo, tecnico del Ponte Pattoli. Allora Vito, un bel punto, una bella partita, avete rischiato di perdere ma nel finale avete anche rischiato di vincere la partita, non è vero? Ma la partita è stata dura per noi perché sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato qui a De Ruda, al di là del nostro organico molto rimaneggiato, oggi avevo in campo tre persone che o avevano la febbre o non si erano allenate in settimana, quindi questo ti lascia capire come magari nel secondo tempo abbiamo così sofferto un pochino più del necessario. Forse in questa giornata siamo stati un pochino fortunati, abbiamo ripreso un piccola percentuale quella fortuna che nelle giornate precedenti ci aveva abbandonato completamente, vedi l'episodio del rigore, ma io devo dire che i miei ragazzi sono stati tutti bravi perché hanno lottato fino all'ultimo e l'occasione che hanno avuto a un minuto dalla fine dimostra che forse questo pareggio del tutto immeritato non è, insomma. CEM Antica Arte, laboratorio e vendita di serramenti, mobili personalizzati e mobili d'epoca. CEM Antica Arte, quando si vuole unire la qualità alla cura dei particolari. CEM Antica Arte, lavorazione accurata per dare un tocco di personalità in più alla tua casa. CEM Antica Arte è a Bastia Umbra, zona industriale, telefono 800 48 48. La buona cucina ti aspetta al ristorante del Giglio di Sandrino Spaccini a San Sisto. Ristorante del Giglio, pizzeria e cucina tipica, pesce il giovedì. Ambiente accogliente, ampio parcheggio e genuinità di prodotti. Ecco gli ingredienti per un pranzo di qualità. Ristorante pizzeria del Giglio, strada del Giglio, San Sisto di Perugia. Telefono 78 90 65. Gioielleria Liberati, un'idea originale nei molteplici aspetti e nella affidabilità. Orologi Baume & Mercier, Omega, Ferrari, Yves Saint Laurent, Lawrence, la classe e l'eleganza. Gioielli Damiani, Novelli, Agov, la dolcezza e lo stile. Liberati gioielli e orologi d'autore, via Pergolesi 121, San Sisto, Perugia. Telefono 78 90 58. Bene, siamo tornati in studio, eccoci qua, adesso ripartiamo, tanto facciamo gli auguri al nostro caro amico e il capo redattore del Corriere dell'Umbria, Roberto Sabatini, che si è unito ieri a Cortona, nella chiesa di San Nicolò appunto di Cortona, con la signorina Chiara Paoletti. Roberto, sei arrivato anche tu con noi, adesso
fatti rispettare con noi, Roberto. Quindi auguri a Roberto Sabatini, un applauso a voi. E adesso andiamo a vederci a parlare un momentino velocemente del girone B della seconda e della prima categoria, prima di passare al ferro di cavallo, a Mario Bulletti e a tutti gli altri. Antonio Menconi, brevemente, come ha fatto Gennaro Gallina, un girone B della prima categoria, la Castellana, che sacchete anche in virtù della sconfitta del Torgiano. Sì, il Torgiano che ha perso il big match a Massa contro il Massa Martana, che così si è insediato in seconda posizione raggiungendo il Torgiano, e la Castellana, non andando oltre il pareggio contro il Cannara, ha avuto modo di allungare il passo. E in coda invece ancora un'ennesima sconfitta del Todi, che nemmeno il cambio dell'allenatore di Giogli con Massimiliano Belli ha portato i suoi frutti, e anche oggi una sconfitta a Bevagna, che la colloca in penultima posizione insieme a Calvi e Clitunno. E quindi la Castellana allunga il passo e si proietta, diciamo, tra la favorita d'obbligo del girone. Dottor Di Marzio, grazie. Antonello, sei stato bravissimo, sei stato conciso. Dottor Di Marzio, questi infortuni, diciamo, non dell'Angelana, ma in genere, no? Possono essere dati dal troppo allenamento in certi casi e di non molto recupero, perché ci sono molti giocatori che lavorano, beh, studenti, dico, recupero ne hanno, tutto sommato vanno a scuola. E chi lavora? Questi infortuni più soventi muscolari, direi, poi sono questi gli infortuni che tu curi con il tuo studio di fisioterapista a Val Fabbrica. Sì, e che quei massaggi lasciati che vanno benissimo. Grazie della pubblicità. Beh, è stata fatta a me, quindi oggi non ho più dolore. Diciamo, ecco, sono contento. Diciamo che infortuni muscolari alla base, come dicevi te, ci possono essere tante cose. Indubbiamente è cambiato anche il modo di allenarsi, lo sai benissimo, i tempi di allenamento. Non dimentichiamoci che oggi si fa come allenamento, si fa ai professionisti, 4-5 allenamenti alla settimana, la domenica si gioca. Molte persone, probabilmente molti atleti, non erano abituati a questi ritmi di allenamento. Molti atleti probabilmente non erano neppure abituati a certi tipi di allenamento. Quindi spesso e volentieri il sovraccarico, come dicevi te giustamente, si paga. E si paga dalla semplice contrattura allo stiramento ai grossi problemi di pubalgia, come se ne parla spesso e volentieri, non è la prima volta. È normale che tutto ciò incide sia sul rendimento, sia sul futuro, eccetera, del giocatore. È logico che seguirli innanzitutto, come fanno molte società, è la cosa migliore, perché fra quello che è la parte tecnica, quindi del tecnico, del preparatore, che spesso e volentieri è il tecnico, la parte medica, eccetera, ogni società, ecco, organizzata in un certo modo, può sopperire a certi infortuni, eccetera, altrimenti si paga caro. Comunque, ripeto, ecco, infortuni di tipo muscolare che non hanno nulla a che vedere con gli infortuni da contrasti, infortuni di gioco, eccetera, eccetera. Ecco, Di Marzio, come fai a volte, o come fate in genere, ma tu, ecco, nel tuo studio da Val Fabbrica, per recuperare a volte velocemente un atleta? Il recupero veloce, fatto in termine medico, no? È peggiore o migliore di quello che potrebbe invece fare il tempo? Diciamo che il tempo ci vuole sempre. Noi sì, si parla a volte di recuperi veloci, o si cerca almeno di recuperare l'atleta nel tempo più breve, perché gli allenatori qui vicino a me ne ho uno, chiedono insistentemente quando è pronto, domani, però devo dire un'altra cosa, che è il primo allenatore che gli dico, guarda, tempo al tempo, è il primo allenatore che mi dice, guarda, che io lo voglio a posto, non a metà. Molti sono costretti ad averli a metà, al 50%, e quindi ecco le ricadute. Molti altri invece probabilmente, dai, non è niente, tranquillo, di qua e di là, e non si accerta la vera diagnosi, la vera lesione, e poi da piccola lesione, grande male, viene fuori il giocatore che sta fermo 2 mesi, 3 mesi o 4 mesi. Comunque, ecco, tengo a precisare, i miracoli c'è stato, probabilmente chi li ha fatti, ma diciamo che miracoli in questo campo sì, ci possono essere attraverso, come ti ripeto, una diagnosi giusta, tempestiva, una buona terapia. L'atleta recupera prima, spesso e volentieri un atleta può recuperare più tardi perché le diagnosi non sono
tanto esatte o precise, e la terapia lo stesso non è stata precisa, però il tempo ha la sua importanza. Io vorrei che tu ne sei d'accordo, se tu avrai da perdere del tempo, perché noi se perde del tempo, soldi pochi, no? E di fare una volta al mese una rubrichetta con te, di dedicare un 6-7 minuti, 10 minuti, con te, che può telefonare anche la gente da casa, quindi gli atleti, le società, se tu sei d'accordo. Partirei proprio ogni due o tre domeniche, stabiliremo insieme, proprio perché i consigli da dare, perché io credo che non tutte le società sportive hanno sì un medico, hanno quindi un dottore perché oggi è obbligatorio, ma non hanno magari un medico sportivo, un medico di quelli che, proprio per questi malanni che sono più frequenti, strappi, le contratture, perché se c'è una frattura quello si va, si indesa. Ma come dicevo prima, il discorso degli infortuni, separiamo quello che è la traumatologia da un punto di vista di traumi, non so, distorsivi, ginocchio, caviglia, eccetera, lasciamo perdere quello che riguarda l'ortopedia tipica, la traumatologia, eccetera, e il discorso muscolare, il discorso, infatti, come dicevi tu prima, il sovraccarico di lavoro, il discorso stesso dei ragazzi stanchi. Non dimentichiamoci che qui in Umbria, poi da Valencia, sono 10 anni che sto a livello con il Comitato Regionale Umbro, sono fiduciario regionale, non dimentichiamoci che io li conosco tutti, ormai quasi tutti. C'è un discorso, ragazzi che finiscono il campionato a maggio, giugno, luglio fanno tornei sopra tornei, luglio, agosto riprende la preparazione, telefona, dottore è successo questo e quest'altro, è normale. Un discorso, giustamente come si diceva prima, sono cambiati i modi e i tempi di allenamento, ma ci vorrebbe anche un discorso un po' professionale, un po' professionistico a livello anche dell'atleta, il fatto di non gettarsi così nel torneo, nella partita a scapoli ammogliati, per dire, eccetera, eccetera. Il riposo, insisto un'altra volta, come ho fatto prima, ha il suo valore da un certo punto terapeutico, insomma. E in effetti passiamo subito al ferro di cavallo con Mario Bulletti. Ed in effetti quello che mi ha colpito, appunto, nel cambiare quattro chiacchiere nel suo studio a Valfabbrica, il dottor Di Marzio ha detto: come abbiamo bisogno noi delle feli, come abbiamo bisogno, hanno bisogno tutti, anche la muscolatura dell'atleta, quindi anche i nervi, tutto il cuore, tutto l'organismo ha bisogno di un regolare riposo. E questo, il periodo migliore, mi diceva appunto, è il periodo estivo. Ma torneremo su questo argomento interessantissimo, secondo il mio modo di vedere, visto che siamo visti un po' da tanti, vorrei approfittare della bontà, perché lo fa gratis, del dottor Di Marzio, di dare tanti consigli, appunto. Mario Bulletti, questo ferro di cavallo, poi parliamo con i giovani, quando ce lo portiamo in prima categoria? Quest'anno ci siamo visti nella tua, dove tu dirigi la tua azienda, che poi è Mignini, perché no, non dirlo, grande azienda, ci siamo visti lì e hai detto che puntavi, no? Alla prima categoria. Gli obiettivi della società fino ad oggi sono pienamente rispettati, in quanto noi, contrariamente agli ultimi 2 anni, quest'anno eravamo partiti con l'obiettivo di un campionato tranquillo e di raggiungere quanto prima la salvezza. Penso che gli attuali 20 punti e la quinta posizione in classifica siano appunto la realtà che questo obiettivo fino ad oggi è conseguito. Non trascuriamo niente, però per questo campionato inizialmente non avevamo l'obiettivo della prima categoria. Probabilmente questo, con alcuni ritocchi, perché secondo me l'intagliatura quest'anno esiste e c'è un grosso tasso tecnico all'interno della nostra formazione, composto soprattutto da giovani, ecco la novità che abbiamo giustamente, secondo me, inserito nella nostra società. Bisogna tenere d'occhio molto il campionato prossimo, in quanto con le ben sapute ristrutturazioni... C'eri anche tu poi, ecco, il giorno che Giulio vi ha dato questa notizia. C'ero anch'io, appunto. Eravamo insieme. Adesso sono anch'io a questo discorso. Cioè, fa parte della consulta anche. Esatto, e da quello che si dice, no che si dice, sicuramente in realtà è attuale, dal prossimo campionato ci saranno delle grosse novità che sicuramente, per quanto riguarda il campionato di seconda categoria, non è escluso che le prime 3, 4 o 5 vengano d'ufficio portate in prima categoria, su tutti i campionati. Per cui, ecco, è molto importante sicuramente pensare al campionato 90-91. Certo. Prima di andare ai giovani, è pronta la tua società per questo, direi, salto di qualità? Se ma io ritengo di sì. Io ritengo, non perché presiedo questa società da 11 anni, sono tanti,
che sicuramente passi avanti ne abbiamo fatti. Noi siamo partiti inizialmente con la terza categoria nel 1976, la società è nata in quell'anno, con 3, 4, 5 amici. Adesso abbiamo un consiglio di tutto rispetto, sia numericamente, cioè composto consiglio direttivo di 13 persone, e sia appunto anche dal punto di vista della potenzialità dei componenti del consiglio stesso. Abbiamo 130 cartellinati, perché abbiamo 7 squadre. Secondo me abbiamo un valentissimo settore giovanile, in quanto abbiamo 3 squadre di Pulcini, la squadra di Sordienti, la squadra di Giovanissimi e la squadra di allievi regionali e la seconda categoria. Per cui passi avanti ne abbiamo fatti, probabilmente siamo pronti a proseguire a farne altri. Fra due o tre domeniche vorrei rivedermi anche con te, Mario. Spaccini. Regina, nel frattempo può prepararci sponsor, che tra breve chiudiamo la trasmissione perché abbiamo il nostro tempo vola. Spaccini, questi giovani, questi ragazzi del Frate Cavallo, tu mi hai fatto tante volte arrabbiare a me quando ti arbitravo perché eri un po' indisciplinato, no? Abbastanza. Com'è, cioè, questi giovani? Mettimi vicino il microfono, grazie. Dunque, innanzitutto vorrei riallacciarmi al discorso che ha fatto prima il mio amico Massimo. Sono molto felice quando ha detto che stanno puntando di nuovo sul settore giovanile. Questo settore che purtroppo ci sono stati dei momenti in cui era stato lasciato, abbandonato, diciamo, da alcune società. Quindi mi fa molto piacere che società grandi, diciamo a livello dilettantistico, come la Sesi Angelano e tante altre società di promozioni, che venga proprio ripristinato questo settore, che a mio avviso bisogna crederci, insomma, perché le società devono puntare soprattutto sui giovani che tirano su, insomma. Ecco. Questa è la squadra con me, un minuto e mezzo. Ma che te devo dire? Cioè, queste sono giovani che si comportano abbastanza bene. L'importante non è che si guardano i risultati, però che ci sia praticamente una crescita tecnica. Loreti, questi ragazzi. No, abbiamo raccolto un centinaio di ragazzi entusiasti e l'abbiamo affidati dai tecnici, uno è questo qua, molto responsabile, quindi sarà pian piano di inserire questi giovani nella prima squadra, che stiamo facendo, quindi si spera che in futuro saranno tutti di Ferro di Cavalli, componenti della prima squadra. E che se per qualcuno c'è qualche altra platea, tanto li guadagna. E qualche tecnico matto, magari. Senta, Marcello, Ceccarini, qui c'è un prodotto naturale, direi, no? È un portabandiera del Perugia, della Serie A. Ecco, io infatti, Mario Buletti dice bene, dovremmo prendere esempio tanti da Ceccarini, da Walter Novellino, da Bagni, a Vannini, ma tanti. Pochi hanno preso spunto da questi grandi campioni, appunto, come Ceccarini. Com'è? Promette bene come papà? Perché io adesso sono in chiusura proprio, breve la risposta. Senz'altro. Speriamo, insomma, ecco. Speriamo. Adesso, poi passi ragazzi. Santoni, dopo passo quello, ci passo dopo, tanto preparatevi in piedi che fra poco vengo io a prendervi. Francesco, prossima partita, il Magione che fa? Il Magione deve andare a vincere, perché se vogliamo sperare ancora in qualcosa, dobbiamo cercare di vincere. Zampetti, lo vince il campionato il Magione, il Piero Antonio? Chi lo vince? Beh, mi devo sbilanciare, allora lo vinciamo noi il campionato. E Moretti? Com'è? Sempre la stessa domanda? Sempre, vai, siamo in chiusura. Quindi... Beh, penso che per arrivare a un certo obiettivo bisogna crederci. E quindi noi, credendoci, speriamo di arrivare. Ha detto Zuccaroni, ha vinto tante volte sui concorrenti. Il Magione ce lo porta in promozione? Speriamo di sì, io direi che siamo fra le più forti, se non la più forte. Diamo a Massimo Pieroni Massimo, l'Angelana, oramai non può fare più concorrenza, all'Imola abbiamo detto e guarda, abbiamo scoperto le carte. Ma io chi fa la concorrenza? A nessuno, direi che ora siamo primi sulla seconda colonna, diceva prima giustamente signor Gallina, vorrei passare dall'altra parte. E oggi ci stai per riuscire. E sarebbe importante per quei giovani che abbiamo
giù a Santa Maria di cui abbiamo parlato prima. E tu sai comunque che rischi a te, quindi? Sì, abbastanza, mi stimola. Perché sennò quest'anno forse non restavi a Santa Maria. Hai avuto la panchina di quella prima che della classe sotto le mani per un certo Sì, periodo. Però lì c'è un discorso lungo da fare, è meglio non farla adesso. Un'altra volta, però l'hai avuta, quindi potevi scegliere anche il benessere della classifica. Sì, no? Ma mi piace parlare alla pari. Gemignano domani e dopodomani è Mario, il risultato del Frate Cavallo, i ragazzi con me. Il risultato del Frate Cavallo, diamolo a Mario. Sì. Prossima domenica che fa? Qui con me Cittadini per ultimo. La prossima. Qui con me, tutti quanti, giù. I veloci che andiamo. Allora, andiamo parla pure. La prossima domenica giochiamo in casa con il Santa Lucia, è proprio il derby extra rionale, direi, di Perugia. Chiaramente puntiamo al successo pieno. Allora, questo Frate Cavallo quando c'è la prima categoria? Speriamo presto. Ciccarini, il papà del forte atleta, era forte, lui con me? Abbastanza, forte anche. Allora, per non fare confusione, Ciccarini per ultimo lo voglio. Com'è? Questo Frate Cavallo, che categoria fai tu? Io giovanissimo. Dove sei messo in classifica? Siamo secondi, andiamo molto bene. Si gioca per vincere o per partecipare nel campionato giovanissimo? Ma per partecipare, soprattutto il divertimento e poi per aspirare in un glorioso avvenire. Sai quando ha fatto triplare in una finale Spaccini con Macellari, Aldo tecnico delle Fortuna, ha fatto triplare a Santa Giuliana in una finale perché dice e il fallo da rigore è iniziato fuori, io vado a rigore dentro contro una squadra del Genova, hanno fatto correre alla fine a Santa Giuliana, però il campo era lungo. Com'è? Che categoria fai? Giovanissimo. E secondo anche tu quindi? Sì, sì. Giochi sempre? Sì. Come ti chiami? Portierone. Portierone. State pure qua davanti, guardate, tutti qua davanti. Qua. Prigioni, dove giochi? Qua. Io? Terzino destro. Questo Faro del Cavallo è del domani, sei tu? Oppure che fai? Sì. Sì. Giochi vicino all'antistadio, quindi. Sempre qua davanti con me, come ti chiami? Francesco Prigioni. Prigioni, questo è il fratello. Dove giochi? In che ruolo giochi? Terzino sinistro. Esordiente, adesso si vede. Poi, come ti chiami? Puccini. E che ruolo giochi? Centrale. Quindi potresti fare concorrenza artistica di Nicola? No. Ci vuole tanto. Te? Marco Pittoli, che ruolo giochi? Da centrocampista. Potete giocare in 11 con i Puccini o in 7 come adesso? In 11. E solo un campo un po' migliore? Ecco qua, Ceccarini, eccolo qua, sentiamo. Facciamo un applauso, Ceccarini, tu. Perché un applauso a Ciccarini? Perché giustamente ha detto io ho finito con lui, perché questo è il consiglio d'arte, Antonio Ceccarini, al Curi addirittura con un Perugia Inter, al 92esimo ha segnato un gol e ha dato il pareggio al Perugia. Oggi bastava 5 Ceccarini in campo a Perugia e caro mio, il Perugia oggi non avrebbe perso la Samaria, sei d'accordo? Hai visto mai giocare il papà? Partita la sigla, arrivederci a domenica prossima, grazie a tutti, arrivederci a tutti. Umbria Sport ti aiuterà a vincere, in Umbria Sport tutti i vostri gol. Umbria Sport ti aiuterà. CEM Antica Arte, laboratorio e vendita di serramenti, mobili personalizzati e mobili d'epoca. CEM Antica Arte, quando si vuole unire la qualità alla cura dei particolari. CEM Antica Arte, lavorazione accurata per dare un tocco di personalità in più alla tua casa. CEM Antica Arte è a Bastia Umbra, zona industriale, telefono 800 48 48. La buona cucina ti aspetta al ristorante del Giglio di Sandrino Spaccini a San Sisto. Ristorante del Giglio, pizzeria e cucina tipica, pesce il giovedì. Ambiente accogliente, ampio parcheggio e genuinità di prodotti. Ecco gli ingredienti per un pranzo di qualità. Ristorante pizzeria del Giglio, strada del Giglio, San Sisto di Perugia. Telefono 78 90 65. G
Gioielleria Liberati, un'idea originale nei molteplici aspetti e nella affidabilità. Orologi Baume & Mercier, Omega, Ferrari, Yves Saint Laurent, Lawrence, la classe e l'eleganza. Gioielli Damiani, Novelli, Agov, la dolcezza e lo stile. Liberati gioielli e orologi d'autore. Via Pergolesi 121, San Sisto, Perugia. Telefono 78 90 58. L'anno scorso è arrivato secondo, però indubbiamente ci sono grossi problemi ancora, perché stiamo terminando fa la squadra e anche la società è arrivata tardi, è stata costruita ex novo agosto, perciò se tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche e se tira tutti da una parte, penso che si può raggiungere anche un bel obiettivo, mentre invece se uno tira a destra e uno a sinistra, allora gli obiettivi bisogna abbassare un pochino i gradini, che poi non è che per fare un grosso campionato bastano solo i giocatori, ci vuole tutta una componente tra società, giocatori e allenatori indubbiamente. Franco, io pregherei la regia in questo momento, poi prendiamo pubblicità, di mandare il filmato di Petrignano San Sisto che tu ieri hai visto, in modo da commentare insieme qualche immagine salienti, e abbiamo il palo di Stefano Tassino. Non abbiamo purtroppo l'intervista realizzata al termine della gara per problemi tecnici, non è entrato l'audio nel nastro, comunque ecco, spieghiamo anche il perché e non possiamo mandare queste interviste fatte a caldo. Ecco, le immagini, se io scompaio è perfetto. Franco, questo è rosso il Petrignano, sì, e azzurro il San Sisto. Bianco celeste è il San Sisto. Ecco, mi puoi commentare? Ma tu io, hai passato una vita a San Sisto. Sì, io ho visto la partita, effettivamente è stata una partita, diciamo, una non partita, però io capisco, il San Sisto andava, è una matricola, va Petrignano e gioca per non perdere e per raggiungere il suo obiettivo di un punto, ma io forse sono rimasto molto più deluso del Petrignano, perché una squadra gioca in casa e ha dimostrato senza grinta, senza determinazione, non riusciva mai a fare due passaggi consecutivi, e di lì è stata, secondo me ieri il San Sisto ha mancato una grossa occasione per portare a casa due punti, perché se credeva un po' più ai suoi mezzi aveva vinto la partita tranquillamente. Qui dovrebbe esserci, mentre tu vai avanti, io avviso gli spettatori, dovrebbe esserci il palo preso il palo da Stefano, numero 7, vediamo che palo, comunque tu vai avanti e io prego gli spettatori di guardare, sì, attentamente, perché è un palo splendido, infatti c'è stato ecco, la respinta, qual è la coordinata che c'ha? Ha preso un palo che il portiere neanche si era mosso proprio, ma poi il San Sisto dopo altri due lo rivediamo volte. Ancora perché è un palo da rivedere, cioè Grassi poi ci daranno un giudizio, è una coordinata con il corpo splendida. Ma no, fa una bella girata, ha anticipato il difensore e è stata una bella cosa. L'abbiamo rimessa ancora perché è l'unica nota positiva di questo incontro. Ma infatti forse che ecco. Bene, qui si riparte. C'è stato anche da parte del Petrignano, ho visto proprio anche la squadra senza mordente, ripeto, ma poi anche il pubblico senza incitamento, la società, insomma, penso che è un po' come noi quando giocavo 15 anni fa in promozione a San Sisto, giocavamo a Santa Giuliana in campo neutro e non giocando in casa si gioca con un uomo in meno. Un flash sull'incontro di oggi da Gimiano Gallina, Marco Ellera Marco, poi andremo in pubblicità, poi con Elio Grassi e con la Castiglionese. Oggi tu hai visto quell'incontro che Mazzetti ha detto che poteva forse non perdere, sei d'accordo con Mazzetti? Dunque, buonasera a tutti, io posso essere d'accordo con Mazzetti, sì, sinceramente era un incontro che secondo me non doveva perdere. Comunque, a parte il fatto quello, secondo me anche è stata una gara non bella. Non bella sotto tutti i punti di vista, perché ci sono stati molti falli, moltissimi. Una gara abbastanza cattiva, forse l'arbitro poteva tenerla più in pugno. Va bene, questo non è successo, ma onore all'Ellera e non disonore, secondo me sempre, non disonore alla Marcol, perché sinceramente poteva portare via un punticino oggi, tranquillamente. Non è avvenuto. Con tutto questo vorrei rassicurare il mister Mazzetti, perché la squadra è messa molto molto bene in campo.
a qualche giocatore singolo, non faccio i nomi perché non è nel mio stile sinceramente, comunque a qualche buon giocatore come quel Silvio, sì, come quel numero 7 che adesso non mi ricordo come si chiama, esatto. E poi con quel giovanissimo lì, quel Ricetto biondo, Terzaroli, che è sinceramente ha mancato il gol di un soffio. Comunque, onori sinceramente all'Ellera, ma non disonori alla Marco. È questo Terzaroli, vedi? Sì, esatto, perché sono due biondi. Veramente, è un ragazzo molto molto interessante. Appunto, mi è stato detto che ha appena 19 anni e secondo me ha un avvenire davanti a lui. Comunque, grazie. Prego, non c'è di Ti ringrazio, pubblicità, poi Elio Grassi e la Castiglionese. Ma abbiamo ancora del tempo, perciò pubblicità. Prima Antenna. Con voi nell'Italia centrale, nelle province di Perugia, Terni, Arezzo, Firenze, Siena, Viterbo, Rieti, Ancona e Macerata. La Bomboniera d'Oro e J&G Atelier per Sposi. Sogna il tuo matrimonio con la Bomboniera d'Oro e J&G Atelier per Sposi. Spello, Perugia. Per un tocco di classe al tuo matrimonio, la Bomboniera d'Oro e J&G Atelier per Sposi. Spello, Perugia. Se avete problemi di ricezione dei nostri programmi, telefonate i numeri 075 78 04 98 oppure 78 74 41 e i nostri tecnici saranno da voi. Il centro studi Enrico Fermi, legalmente riconosciuto in San Sisto Perugia, fa presente che sono aperte le iscrizioni a tutte le classi, sia delle sezioni diurne, sia delle sezioni serali, dei propri istituti parificati Enrico Fermi, del Politecnico Biosanitario per Ottici e per Odontotecnici Alexander Fleming e del Liceo Linguistico Pietro Vannucci in San Sisto Perugia. Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, legalmente riconosciuto Perugia. Specializzazioni: telecomunicazioni, elettronica industriale, elettrotecnica, informatica e termotecnica. Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Enrico Fermi, legalmente riconosciuto Perugia. Istituto Tecnico per Geometri Enrico Fermi, legalmente riconosciuto Perugia. Liceo Scientifico Enrico Fermi, legalmente riconosciuto Perugia. Politecnico Biosanitario per Ottici e per Odontotecnici Alexander Fleming. Per iscrizioni e per informazioni, Centro Studi Parificati Enrico Fermi, San Sisto Perugia, telefono 075 78 74 41. Bene, tornando in studio, vediamo subito Elio Grassi, mister, ma soprattutto diciamo colui che regge le sorti insieme al presidente Massimo Piselli naturalmente. Elio, questa Grifo, io vorrei subito pizzicarti in un posto, il campo di calcio. Questo è un servizio di Mazzetti tempo fa che ha realizzato su un bruttissimo campo, era secondo me vergognoso anche guardare quel filmato per il campo. Santa Giuliana, che tu ci hai fatto tante cose, perché non viene usato dai giovani? Ma Santa Giuliana è un po' rimasta nel cuore di noi tutti di mezza età, abbiamo vissuto gli anni più belli calcisticamente della nostra vita, Perugia, Grifo, anche Juventina che mi ricordo io. E direi che allora l'atletica prosperava. Mentre giocavamo nel campo di calcio, intorno giravano atleti, erano fior di atleti. E c'erano anche società di atletica, la Fortebraccio, la gloriosa Fortebraccio. C'erano dei professori Munzi, Paoletti, Luccioli, di eccezionale valore. E allora l'atletica prosperava. Si conviveva benissimo il calcio e l'atletica. Abbiamo avuto anche la preparazione per le Olimpiadi del 60, se non erro. Quindi a Santa Giuliana atletica e calcio convivevano perfettamente. Ora cosa è successo? Da qualche anno a questa parte, una decisione che nessuno, io almeno non ho mai capito. Comunque allora ci dettero la speranza che avrebbero fatto qualche cosa per il calcio. Cioè noi il Santa Giuliana sì, da qualche altra parte. E allora ci siamo consolati sperando, vabbè, manterranno le promesse, arriveranno i campi per la città, perché i campi per la periferia ce ne sono anche troppi, i campi per la città non esistono e da 10 anni a questa parte sono rimasti quelli che erano. Quindi tutti speravamo un'alternativa al Santa Giuliana
E l'alternativa non è venuta. Noi ci alleniamo con 150 ragazzi a San Faustino, nel piccolo campo di San Faustino, gentilmente concesso dal centro sportivo, al quale mandiamo il nostro ringraziamento. Qualche volta andiamo al Pian di Massiano, quando riusciamo, l'inverno in modo particolare, perché l'estate si mangia tanta polvere, perché neanche l'annaffiano quel campo. Ieri abbiamo giocato con l'Under 18 e mi sembrava giocare in mezzo al deserto. Ogni volta che c'era una mischia, un polverone eccezionale. Comunque, così siamo ridotti. E io per il Santa Giuliana direi che a questo punto una decisione della Giunta ha concesso il Santa Giuliana solo all'Atletica. Però da qualche tempo a questa parte so che al Santa Giuliana hanno dato il permesso di giocare al calcio americano. Hanno concesso addirittura di fare un'illuminazione per gli allenamenti notturni. Allora, evidentemente questa decisione della Giunta o è stata rivista o qualcuno ha lavorato diversamente e questi allenamenti si svolgono senza che la Giunta lo sappia. Allora io dico che, siccome è permesso al calcio americano, io direi che questo Santa Giuliana, che è un monumento che non deve rimanere inutilizzato perché costa milioni all'amministrazione e a noi cittadini, non può essere inutilizzato la domenica. Secondo me va dato sì anche al calcio americano, ma va dato anche al calcio femminile, per esempio, che deve giocare a Ponte della Pietra in un campo già eccezionalmente affollato. Può essere concesso anche ai ragazzi, le rappresentative nostre, di giovanissimi, di allievi, di esordienti, perché è uno stadio meraviglioso ancora. È uno stadio, mi pare, che si presta sia per le partite, sia come terreno di gioco, sia anche come tribuna, come gradinata, sia come luogo, perché è incastonata, è una perla per la nostra Perugia. Quindi mi sembra che in questo momento è un lusso che non ci possiamo concedere, quello di non utilizzare il Santa Giuliana, non ce lo possiamo più concedere, visto che da 10 anni a questa parte noi siamo rimasti al punto di prima. Abbiamo due campi al Pian di Massiano in terra, in breccia battuta, in breccia battuta, e con un solo spogliatoio. Da 5 anni c'è una delibera del Comune che prevede la costruzione di un altro spogliatoio. Questa delibera è rimasta lì, i soldi c'erano, hanno preso un'altra strada, un altro spogliatoio, magari un'altra strada, però lì due campi con uno spogliatoio, quindi con tutti i disagi possibili immaginabili, con le categorie amatori, Santa Lucia, Olimpia, Grifo, CGS, sono tutti lì a giocare e a pistare, e noi siamo rimasti senza campi, in città, a Perugia siamo senza campi. Quindi io faccio un appello all'amministrazione, che si è dimostrata sempre sensibile a questi problemi, direi che forse in questo momento sono assillati da altri grossi problemi economici, però non bisogna trascurare i nostri giovani. Qui il problema dei giovani, il problema dei ragazzi che vanno a fare sport è importantissimo. È inutile che mi si vengano a fare poi le conferenze sulla droga o su altre cose. Bisogna fare cose concrete. Bisogna lavorare per i giovani, dare loro degli spazi. E dopo le conferenze, le chiacchiere non contano nulla. Diamo a loro i campi, diamo gli spazi. Non creiamo enormi agglomerati urbani senza farci uno spazio libero, un spazio di verde. Io non dico campi di calcio, campi di pallacanestro, di pallavolo, perché io ho praticato tutti gli sport e mi piacciono tutti gli sport. Però dico, è il momento in cui l'amministrazione agisca veramente, non solo a parole, non solo a chiacchiere, non solo in occasione di inaugurazioni, di cerimonie, e ci venga a ripetere sempre le stesse cose. Io sono 5 anni che aspetto questo spogliatoio a Pian di Massiano, siamo tutti che l'aspettiamo, non abbiamo ancora visti. Quindi lavoriamo in condizioni precarie, e io dico che oggi il calcio ha bisogno di lavorare sui giovani. Io, prima di passare, Elio, non ti voglio togliere la parola, ti ho lasciato 5 minuti, ma io direi di fare un grandissimo applauso a Grassi, perché gli impianti sportivi è un po' come il calcio femminile, che l'altra sera erano 2 lunedì fa con Guglielmo Mazzetti nelle golle, gli stessi problemi. Ti ringrazio, non ti mando più avanti, adesso della Grifo ce ne parla il presidente Massimo Piselli, perché io credo che sei stato di una chiarezza, ma non dico altro, chiarezza. Presidente, sì. Come andiamo con questa Grifo che sforna giovani? Stretto Magro è una perla della Sisangelana, ma ce ne sono tanti altri, no? La Grifo da sempre ha sfornato i giovani. Mi puoi tenere più vicino? La Grifo da sempre ha sfornato i giovani, e diciamo dal 60, 61 a venire avanti. E basta ricordare lo stesso presidente del Perugia, Ghirga, Lolli, Flamini, il sottoscritto, anche se non con eccessiva fortuna calcistica, ma quello che è più importante, come sottolineava Grassi, è che espone degli uomini per la vita. Ossia, siamo tutti, abbiamo raggiunto dei livelli professionali grazie al suo esempio. E se io oggi, e qui ce l'ho vicino, è solo ed esclusivamente per la stima che nutro verso quest'uomo. Scusate se sono un po'
emozionato, ma Piselli, ecco, Mazzetti, io penso alla stima di Massimo, scusate, ma no. Dentro queste emozioni ci sono anch'io. Ogni volta che vedo Elio Grassi non posso non ricordare che gli anni passano, ma che il personaggio è rimasto trasparente, eccezionalmente legato con amore al mondo del calcio. E l'emozione di Massimo io la capisco, perché chi ha conosciuto Elio Grassi non può che non essere rimasto innamorato. Ecco, io farei chiudere brevemente Massimo Piselli, ma torneremo con questa grifo, perché ci tengo particolarmente che almeno un po' di giovani, voi che fondamentalmente è giovani, è calcio umbro, ma calcio anche nazionale. Calcio vero e dilettante. E dilettante. Tornerete dilettante qui con me e vi vorrò qui con dei giovani. Ecco, brevemente per concludere, chi sfornerà quest'anno questa grifo? Già c'ha qualche campioncino pronto? Ce ne sono diversi, ma sicuramente meglio di me di questo può dire il signor Grassi. In una parola e mezza, però. Torno nuovamente a sottolinearle la struttura prettamente dilettantistica della grifo. È vero, lo so. Grassi, una parola sola. Al calciomercato a volte sei il più coccolato, proprio per questi giovani, no? Al calciomercato del Postiglione io parlo, quello umbro. È vero? Ma non direi. No, ho dei giovani, ma non è che ci tengo molto a piazzarli. Cerco di dare a loro la giusta strada e la giusta società. Oggi, per esempio, contro Mimmi giocavano tre ragazzi della grifo: Lucarelli, Ricca e Nofri. Con il Perugia gioca un altro Nofri, che sono della grifo. Poi abbiamo Castrini, che è col Monopoli. E di nuovi, di buoni, ottimi, ce ne sono dei ragazzi. Ma non è che io li voglio piazzare ad ogni costo. Cerco per loro una sistemazione che sia adeguata alle loro qualità, che permetta loro di studiare, di seguitare la loro vita tranquillamente, insomma, quindi ci vado piano, ecco, nelle cessioni. Grazie, un flash ancora con te, un flash. Dovevo fare un sacco di commenti, avevo in mente di fare commenti prima promozione, terza, quarta, il tempo stringe. Il Pianello in promozione, è giusta la classifica del Pianello o vedevi qualcun altro? Ma sinceramente conosco il Pontevecchio, conosco molti giocatori del Pianello, conosco bravissimo Troiani. Quindi non credo che sia una sorpresa il Pianello, perché ha dei punti di forza di notevole valore, Perliccia, Consolo, la punta Boschetti se non sbaglio, ma è una squadra collaudata, una squadra che ha un grosso calore umano dietro di sé, quindi non la riterrei una sorpresa e dovranno tenerlo d'occhio questo Pianello. E Mimmi Mazzetti come tecnico, tu che hai giocato insieme lo conosci da bambino, da ragazzino? Mimmi Mazzetti ha un'umanità eccezionale, quindi chiaramente riscuoterà simpatia e affetto dai propri ragazzi, e questo è determinante. Lo spogliatoio è importantissimo in una società di calcio, direi che è determinante, e su questo lui è maestro. E poi viene da una scuola di notevole valore, e non credo che stando vicino al Sor Guido non abbia imparato tante cose, molte da sé, ma moltissime seguendo suo padre, come ha fatto lui. E suo padre è stato anche il mio allenatore, che ricordo con immenso affetto, e so che diceva delle cose giuste, che le cose attuali, che secondo me valgono anche oggi. Grazie Elio. Ecco, la parola, siamo proprio in chiusura, mi dispiace, ma gli argomenti erano tanti e tali. Terza categoria, Castiglionese, Franco Gioia. Io so che mi sembra che è una delle prime squadre che ha lo sponsor, vedo la Castiglionese. Noi abbiamo quest'anno ristrutturato la società e abbiamo anche uno sponsor, che è l'assicurazione Ausonia, che ci ha dato una grossa mano. Ma soprattutto siamo partiti con ristrutturare la società, perché come diceva Grassi, si parla spesso di problemi dei giovani, però non sempre seguono i fatti. Noi siamo partiti proprio da questo progetto per fare non solo la squadra di terza categoria, ma fare anche il settore giovanile. Abbiamo 20 ragazzi della Under 18 e 20 dei Pulcini. In un paese di 600 persone, quindi è un grosso sforzo. Abbiamo anche una squadra femminile che inizia ad allenarsi ora. Siamo in pochi, abbiamo dei grossi problemi, però abbiamo una grossa volontà di arrivare. Abbiamo un impianto, a differenza del signor Grassi, che ci hanno messo a disposizione il comune un grosso impianto. Abbiamo un buon parco giocatori anche per la prima squadra, e puntiamo sicuramente a fare un grosso campionato, anche perché debba servire di esempio ai bambini
di dargli stimoli, di dargli l'esempio. E questa è la cosa più importante che cerchiamo, perché dobbiamo farli stare insieme, fare il gruppo per essere amici, per stare insieme. Noi contiamo, abbiamo molta fiducia nei giovani e nello sport, perché crediamo che lo sport serva soprattutto a far crescere, ad educarli e a prepararli per la vita. Grazie Presidente. Siro Prelati, nel frattempo il filmato della Tiberis, perché siamo proprio in chiusura, poi c'è Ascani che deve, credo, consegnarci qualche cosa, qualche ricordo di Seul. Comunque prepariamo il filmato della Tiberis, Lama, i tre gol in chiusura, proprio la ciliegina amara per la Tiberis e senz'altro bella e simpatica per il Lama. Chi vince questa terza categoria del tuo girone? Tanto il risultato di oggi è 2-2 con il Monte Petriolo, il derby da Monte Petriolo Castiglionese 2-2. Chi vince questo girone? Ma questo girone è molto equilibrato innanzitutto. È il girone centrale dove tutti i ragazzi della città più o meno che sono scesi dalle categorie superiori frequentano la terza categoria. Scusami Ciro, questo è il... no, se andava alle immagini io volevo commentare. Vai avanti perché c'è stata un'incomprensione con la regia. Scesi dalle categorie superiori, essendoci fuori quota, sono passati alla terza categoria. Comunque la squadra sul girone da battere dovrebbe essere il Ponte della Pietra. Poi un gradino più sotto. La tua ex squadra. Sì, la mia ex squadra. Poi, un gradino più sotto metterei Castel del Piano, la Grifo. E poi speriamo anche noi da essere il terzo incomodo con qualche altra squadra che adesso non mi viene in mente. Grazie Ciro Prelati, ma torneremo anche con Monte Petriolo. Il filmato della Tiberis che vedevo scorrere, se è pronto come la commentiamo velocemente in modo da poter. Ecco, dovrebbe essere questo il primo gol di Burzicotti. Vediamo che bel gol di Burzicotti, bel tiro e Bucci è battuto. Grandi abbracci sotto le tribune, sventolie di bandiere ex della Tiberis. Oggi ha segnato lui e Ciprianesi, che è due ex della Tiberis. Grandi abbracci, belle queste immagini girate da Leonardo per noi. Belle anche le magliette bianconere, perché io sono uno juventino e oggi ha vinto anche la Juventus a Como. Rivediamo il gol, il bel gol, questo era al 27esimo del primo tempo. No, questo rivediamo, abbiamo rivisto il gol, perché le ha montate per noi, era giusto e doveroso farle vedere, perché se riusciamo a prendere dei gol li montiamo, no? Per questa piccola domenica sportiva di noi dilettanti. E ora vedremo anche il pareggio di Giordani al 26esimo del secondo tempo, ma subito dopo al 29esimo Cipriani, un altro ex, ha riportato il Lama in vantaggio, e questo dovrebbe essere il gol di Giordani. Lo vediamo un cross di Scorcini e vediamo il bel gol di Giordani, veramente splendido questo pareggio. Eravamo al 26esimo del secondo tempo, non sappiamo se abbiamo ancora l'immagine di questo gol, le rifacciamo rivedere ancora. Insomma, è il bel pubblico, gran pubblico oggi alla città di Torino. Ecco il gol, guardate che sta filato al volo, controlla di destro verso il sinistro e gran botta di questo bravissimo giocatore. Ma purtroppo la Tiberis già in settimana ha avuto dei problemi, la stampa ha parlato di dimissioni di tecnico e mister e poi tutte smentite. Questo è il secondo gol di Cipriani. Vediamo su calcio da fermo, calcio di punizione, e l'ex che condanna definitivamente questa Tiberis, tre partite, un solo punto, una Tiberis partita per vincere il campionato, ma è ora qualche cosa, credo che in settimana succederà, noi non sappiamo che cosa, ma è prevedibile chiaramente. Vediamo la gran botta e il gran gol, veramente un gran gol, credo che non si possa discutere questo gran sinistro, e Bucci è battuto. Io adesso andrei subito, mentre scorrono altre immagini, magari rivediamo qualche gol, alle gare di domenica, per chiudere poi con Ascani. Il Perugia giocherà in casa con il Campobasso, la Ternana andrà a Bisceglie ed il Gubbio andrà a Fano. Per l'interregionale avremo Assisi Angelana, Spello, derbissimo, senz'altro da non perdere. Il Gualdo si recherà a Castellina in Chianti, il Città di Castello riceverà la Vadese, il Foligno andrà a Certaldo, la Narnese riceverà il Castel Fiorentino, mentre il Bastia andrà ad Urbino. Per la promozione avremo Bastia Todi, Deruda Ellera, Lama Valfabbrica, Marco al Ponte Vecchio, Orvietana Pedrignano, San Sisto Pianello, anticipata sabato alle ore 15:15, Spoleto Nuova Virtus e derbissimo tra queste due compagini di Spoleto, ed infine Tiberis Amerina. Per la prima categoria avremo nel girone A
anticipata a sabato, Colombella Torgiano, Figullese Tavernelle, Maggione Pievese, tutte queste sono di domenica, Parlesca Arias, Montone, Pirantono Nardi, Ponte Felcino Fabbro, Ponte Pattoli, Mugnano, Santa Sabina, Nestore, anche questa gara come quella di Colombella anticipata a sabato. Per il girone B avremo Bevagna Subasio, Casa Castalda Cannara, Costano, La Castellana, Dinamo Borgo Poviolo, Nova Alba, Fossato, Passaggio, Nocera Umbra, Superga 48, Palazzo Orte Filesi. Nei nostri studi sarà ospite l'Orte con il suo presidente, il suo tecnico, si reca a Palazzo e verrà qui da noi sabato e domenica prossima. Stroncone, Massa Martana per il girone B. Bene, io vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere, ma pregherei la regia di lasciare le immagini di Teffe, Teriatore Fornari, qui all'interno del Enrico Fermi, domani sera con Ede Golle, Guglielmo Mazzetti, e parlerà a lungo e molto approfonditamente con Di Perugia, Ternana e Gubbio. Noi ci rivedremo sabato alle 22.30 per Sport Anteprima e domenica sera 18.45 sempre su Teffe per Umbria Sport. Ora abbiamo rivisto il gol della Tiberi, se vediamo anche qualche oggetto in campo, crediamo qualche contestazione dei tifosi di fede della Tiberis. Ora con Ascani in studio e chiudiamo, ringrazio gli ospiti che ci hanno onorato la loro presenza qui a Teffe, all'interno dell'Enrico Fermi, a San Sisto. Grazie, arrivederci, ma prima di chiudere vediamo Ascani che ha un omaggio, credo, per qualcuno di noi. Io ho portato una sciocchezzuola, un pensierino per il professor Fornari, prima di tutto. E per il professor Fornari? Niente altro che odori. La tigre del... Vediamo se... va bene, questo comunque... Basta tirarla fuori. Vabbè, comunque non possiamo tirar fuori perché il professor Fornari sarà qui, starà vedendo senz'altro la nostra trasmissione. Professore, questa è per lei, che viene da Seul. Eccolo qua, inquadrato, perciò lo lasciamo qui nei nostri studi. Lo venga a ritirare domani mattina, lei che è di casa, non c'è problemi per il ritiro. E questa è una gravata di per te. Io ti ringrazio. È solo un pensiero. Ma io ti, io ti ringrazio. Posso ringraziarti per questo che hai fatto per Fornari e per il sottoscritto? Esatto. E per la nostra trasmissione. E speriamo di rivederci qui per Barcellona 92, perché già sono già accreditato per quella. Grazie, terminiamo qui con un bel applauso. Certo. Grazie. Bobby non è simpatico come questo. Grazie, grazie, grazie veramente. Arrivederci. Per noi, dei buoni pranzetti e anche la pasta fatta in casa e spesso il gelato alla frutta. È brava anche a stirare, così siamo sempre ordinati e ben vestiti. Papà delle volte mi dice, la mamma ha un cuore grande così. La mamma l'aiuta Simac. Liberati Gioielleria, un'idea originale nei molteplici aspetti e nella affidabilità. Questa è la Gioielleria Liberati. Concessionario di grandi marche come Baume Mercier, la classe e l'eleganza. Gioielli Damiani, la dolcezza e lo stile. Liberati, gioielli e orologi d'autore. Gioielleria Liberati, via Pergolesi 121B, San Sisto, Perugia. Papillon, leggerezza, da Flymans.
velocità. Da Flymax. Papillone primo, da Flymax. Urbani Sportswear, fabbrica di abbigliamento sportivo per calcio, ciclismo, pallavolo, bocce. Urbani Sportswear, fabbrica in maniera artigianale, usando i migliori tessuti e filati, garantendo qualità e durata nel tempo. Urbani Sportswear, stampa le vostre sponsorizzazioni e le numerazioni in velluto, serigrafia e transfer. Urbani Sportswear, via del convento numero 58 Terni. Telefono 0744 813380. Le camicie, i grembiulini, la biancheria, d'accordo, ma stirare a volte stanca. Adesso però mio marito mi regala una macchina. Non una macchina, ma una macchina per stirare. Sì, proprio Stirella. Stirella Micromax, la macchina per stirare. Micromax, l'azienda specializzata in macchine che migliorano la vita.